Gentili telespettatori, benvenuti ad una nuova puntata di Cani e Gatti e Compagnia. A distanza di qualche sabato siamo finalmente riusciti nell'impresa di avere qui in studio Massimo Giunta, che ve lo presento subito, vicepresidente di Ataci e addestratore. Massimo, insomma, è stato un po' un travaglio, alla fine non siamo riusciti ad averti nella passata puntata, però sei qui con noi in studio, quindi riusciremo finalmente a realizzare insieme questa trasmissione. Quindi ti ringrazio tanto per essere qui con noi. Buonasera Nathalie, grazie e un caro saluto a tutti i teleascoltatori. Allora, non siamo soli perché qui con noi abbiamo di nuovo Elisabetta Barbieri, che era doveroso reinvitarla, dato che grazie a lei ho avuto la possibilità di avere qui in studio Massimo. Ve la presento di nuovo, è titolare dell'Accademia del Cane di Piacenza e istruttrice cinofila. Betta, Ciao. ciao, grazie Ciao. anche a te. So che è stata molto apprezzata la Sì, trasmissione che tantissimo. abbiamo realizzato insieme. Hai avuto tantissime domande da parte dei nostri telespettatori. Spettatori ti hanno veramente chiamato in tanti, ne risponderemo a qualcuna di Sì. queste domande durante la A molte trasmissione. persone non sono ancora riuscita a rispondere, ma domenica, che sono tranquilla, risponderò a tutti. Bene, allora Betta, io direi di iniziare proprio da Massimo, so che ci Ciao, tieni Domenica. particolarmente anche tu, vi accorgerete nel corso della trasmissione che è un personaggio, è sotto tutti i punti di vista, perché 10 minuti che è qui con noi ci ha già intrattenuto tutti. Insieme a lui volevamo però, a parte gli scherzi, parlare di un argomento piuttosto importante. Insieme a lui parliamo di addestramento classico, questo tipo di addestramento che negli ultimi anni è stato messo particolarmente sotto processo, però noi questa sera non vogliamo creare nessuna polemica, ma vogliamo parlare proprio di questo tipo di addestramento. Io voglio capire insieme a te di cosa si tratta, quindi come si addestra un cane per il modo classico. Allora, non posso dirti come si addestra un cane in modo classico perché bisognerebbe avere un cane davanti, ma quando parliamo di addestramento classico noi vogliamo porre l'attenzione a un dettaglio che non è di poco conto. L'uomo si pone al centro e quindi insegna all'animale, in questo caso qui al cane, a lasciarsi guidare dall'uomo. Quindi l'uomo si addestra insieme al cane e insieme collaborano per inserirsi in modo molto proficuo e vantaggioso per entrambi nel contesto umano, quindi che è un contesto dominato da molti pericoli. Quindi nell'addestramento classico, come lo intendiamo noi, l'uomo sta al centro, si prende la sua responsabilità nel guidare l'animale, nel formarlo, ma anche per tutelarlo e proteggerlo. Ovviamente il cane ricambierà con tutti i suoi talenti perché migliorerà sicuramente la nostra vita. Laddove non c'è l'addestramento che prevede l'uomo al centro, l'animale commette comunque inevitabilmente degli sbagli, degli errori e molto spesso viene espulso dalla casa in cui ha vissuto per un certo periodo di tempo, viene confinato in canile o viene, diciamo, viene abbandonato e quindi diventa un cane O passato di randagio. mano in mano, forse ancora Assolutamente, peggio. quindi porre l'uomo al centro non c'è nulla di male a dire questo, invece ci sono molte scuole che portano avanti determinate ideologie che accusano appunto la pratica dell'addestramento di mettere appunto l'uomo al centro e quindi in questo modo si sminuisce l'importanza che ha l'intelligenza del cane, invece assolutamente no, il Secondo cane è te, molto Massimo? intelligente. Secondo te, l'addestramento classico si avvicina a quello che è il modo naturale di comunicare dei cani, di avere una gerarchia, la socialità del cane in natura, passami il termine? Allora, l'animale, il cane appartiene a un gruppo, quindi ovviamente in natura non c'è, però è stato scolpito dal lupo, come diciamo noi. Quindi ha bisogno comunque di poter vivere in un gruppo sociale che lo tuteli. Se l'uomo non è in grado, l'essere umano, l'uomo, quindi la donna, di diventare una guida per il cane, non potrà mai essere un capobranco perché nessuno si accoppia col cane e nessuno va ad annusare il di dietro dei cani quando incontriamo altri cani. Ma se l'uomo non riesce a diventare una guida, allora diventa un problema per il cane. Quindi tutti i cani che sono confinati al canile, diciamo non tutti, ma buona parte, sono cani che comunque sono fuori controllo. Oggi si parla tantissimo di benessere, ma la legge, parla di benessere, controllo e conduzione, che sono appunto dei doveri che sono in capo al proprietario. In questi anni, da oltre 10 anni, quindi diciamo 15 anni, la gente, molti sono concentrati sul benessere senza
tenere conto del controllo della conduzione. Quindi noi diciamo che il benessere lo puoi raggiungere se hai il controllo della conduzione. Se hai il controllo della conduzione del cane, vuol dire che è un cane che ti ascolta, che dà un valore ai suoni che tu emetti. Lo possiamo vedere in queste immagini dove un American Pitbull Terrier, che tra l'altro è stato adottato da questa persona dal sud Italia, perché stava appunto in mezzo a una strada, si è rifatto una vita attraverso i fondamentali dell'addestramento, cioè l'indifferenza agli altri cani, l'indifferenza alle persone, e quindi si accompagna tranquillamente perché si fida, ovviamente si lascia guidare dalla sua guida umana. In questo caso qui abbiamo un cane che è sotto controllo, perché è controllato ed è anche condotto. Questo lavoro qui si fa nei campi di addestramento in tutta Italia, e quando si allena all'addestramento, alla collaborazione, in questo caso qui i cani che appunto frequentano i campi di addestramento, noi non abbiamo problemi poi dopo nella vita di tutti i giorni all'esterno, quindi possiamo inserire tranquillamente il cane nella vita di tutti i giorni. Ecco, l'American Pitbull Terrier è un cane fortemente demonizzato. Sì, demonizzato, ma se acculturato non diventa un bullo, come diventano comunque tutti i cani bulli, perché abbiamo i bulli bambini, oggi molto spesso abbiamo anche i bulli cani, perché il cane è l'animale che vive con noi molto spesso a casa. Qui vedete appunto le espressioni, vedete che questo richiamo è importante, perché intanto c'è un cane, ci sono molti cani, quindi ci sono molte distrazioni, e una volta che la guida, quindi la conduttrice, richiama il suo cane, il cane la raggiungerà velocemente, e vedete le espressioni di gioia, di contentezza che ha il cane. Il cane indossa quel collare a scorrimento che viene ingiustamente definito come uno strumento per maltrattare il cane. Sì, ce n'è uno qui adesso, questo è il collare a scorrimento, che in realtà è un dispositivo di protezione individuale, non so se riuscite a inquadrare bene, l'ho portato, questo apparteneva a un cane molto testardo, si chiamava TJ. Queste maglie scorrono, quindi il meccanismo è a scorrimento, però in realtà questo è un collare di sicurezza, è un collare che in realtà è un dispositivo di protezione individuale, perché permette di operare in varie situazioni a me in sicurezza, ma anche collettivo, perché dovesse succedere che nella conduzione in città dovesse succedere una situazione particolare in cui il mio cane aggredisce qualcuno, posso comunque operare determinate manovre per staccare il cane, ovviamente, diciamo, perché succede molto spesso. E quindi questo collare qui aiuta veramente il cane, perché è uno strumento. Quindi è uno strumento che ovviamente non vive di vita propria, però davvero un dispositivo di protezione individuale. E laddove viene utilizzato nei canili che sono gestiti da persone intelligenti e che quindi non si ostinano a professare appunto l'uso a 360 gradi soltanto della pettorina, aiuta quindi i volontari, aiuta le persone. Ovviamente va saputo utilizzare, ma non è semplicemente uno strumento per contenere il comportamento del cane, è anche uno strumento molto importante per la comunicazione. Quindi quando noi parliamo di addestramento, dobbiamo parlare di addestramento all'ascolto, quindi il cane improvvisamente riesce a capire qual è il significato di determinati suoni che sono emessi da noi. Quindi il no, per esempio, il suono che noi utilizziamo per richiamare il cane, o lillo o lilla, come dico io sempre. Quindi se noi abbiamo poi dopo dei cani che tornano a richiamo e sono, diciamo, gioiosi, ecco che il cane ci dice che abbiamo fatto un buon lavoro. E qui abbiamo un altro, è lo stesso cane di prima, che una volta che si allena bene insieme alla sua guida nei campi addestramento, vedete che sta anche avanti, quindi non è detto che il cane deve stare per forza a fianco, quindi a sinistra e a destra. Qui c'è un momento bellissimo, non so se possiamo rifarlo vedere velocemente, in cui il cane mentre cammina per quella stradina incontra un piccione, il conduttore pronuncia il no e vedete che il cane dà valore al no. Poi incontra dei bambini, non ha nessun tipo di problema, perché qui non è il problema legato tanto all'aggressività, ma tante volte all'irruenza. Quindi i cani devono essere indifferenti alle persone e agli altri cani. Addestrare il cane fa bene al cane, cane e alla società, come perché c'era scritto cani all'inizio così del video. Addestrati, quindi cani così addestrati riescono a inserirsi bene insieme ai loro proprietari nella vita di tutti i giorni e non creano problemi. Questo è un cane che non sarà mai espulso da casa, e ci sono delle altissime probabilità che non possa andare a fare dei danni assolutamente in giro. Ricordiamo che la legge dice che il proprietario è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione del cane, e risponde sia civilmente che penalmente
dei danni o delle lesioni causati dal cane a persone, cose, animali. Quindi, al di là di quello che potrebbe essere il programma che come educatore e istruttore mi è stato insegnato, quindi anche se appartengo a scuole che sono contrarie alla cultura dell'addestramento e alla pratica dell'addestramento, ricordiamoci che la legge parla chiaro, quindi benessere, controllo e conduzione. Non ci può essere benessere se non c'è il controllo e la conduzione. Abbiamo visto quel cane sempre che indossava la museruola. Sì. La museruola spesso viene vista come uno strumento di tortura. Certo. Hai voglia di spendere invece due parole? Anche io sono stato torturato quando sono andato alle elementari. Sono entrato in classe, mi hanno costretto a sedermi in classe e ad alzare la mano per andare alla toilette. Ecco, adesso la museruola serve perché? Perché innanzitutto la legge dice che tu ce la devi avere sempre, quindi la legge non dice che tu hai la museruola perché hai il cane tra virgolette cattivo, a parte che non esistono cani cattivi. La museruola mi serve perché in certi momenti addirittura ci possono essere, mettiamo a caso in giro, ci sono molti proprietari di cani, soprattutto di piccola taglia, che lasciano questi cani in giro senza il controllo. Un cane come questo qui, ovviamente, ma come, non perché un American Pitbull Terrier, ma qualsiasi altro cane potrebbe essere un meticcio, non è detto che voglia essere approcciato improvvisamente da un altro cane e quindi ovviamente può scatenarsi una rissa in quel momento lì. Bene, se il conduttore si trova col guinzaglio e il cane quindi legato al guinzaglio ma non ha la museruola, se quest'ultimo dovesse provocare delle lesioni al cane ne risponde purtroppo il conduttore del cane perché non ha adottato, anche non avrebbe, e sì, perché non avrebbe adottato ogni debita cautela. Quindi noi in questi anni, siccome ci sono appunto queste scuole tra virgolette cinofile che continuano a dire che il cane deve essere praticamente lasciato libero ogni volta al guinzaglio di approcciare gli altri cani, siccome i fenomeni, i dati riguardo le morsicature fra cane e cane comunque sono piuttosto importanti, insegniamo ai nostri frequentatori del campo a insegnare il cane a indossare la museruola senza avere alcun tipo di stress, perché un cane addestrato, l'abbiamo visto anche nell'immagine prima, torna a richiamo anche al galoppo con la museruola, perché il compito del proprietario è quello di lavorare bene affinché il cane possa comunque ritornare da lui o camminare tranquillamente con la museruola, quindi dimostrando di essersi finalmente acculturato. Io neanche da piccolo volevo sempre avere le scarpe allacciate. Ora però le scarpe mi servono, quindi la museruola tutela gli altri ma tutela anche il cane che noi abbiamo al guinzaglio, perché sennò poi dopo si va incontro a tutta una serie di situazioni, quindi il cane diventa iscritto, viene inserito nel registro dei cani morsicatori e quindi questo non va assolutamente bene. Massimo, ti volevo chiedere una cosa, perché una situazione tra virgolette di questo tipo dove abbiamo cani e persone potremmo ritrovarla nell'area cani, no? Ne abbiamo parlato anche con Betta la scorsa puntata, qualche sabato fa. Però, cosa ne pensi tu dell'area cani? Perché giustamente insieme a Betta ne abbiamo parlato che sono aree piuttosto pericolose dove si lasciano interagire i cani. Perché in questo caso abbiamo cani con proprietari e la cosa è corretta e l'area cani invece potrebbe rivelarsi pericolosa? O comunque cosa ne pensi? Questa è una domanda bellissima. Questa in realtà non è un'area cani, quindi noi diciamo ogni volta, ragazzi, mi raccomando, non siamo in un'area cani, quindi se lasciamo liberi i cani, magari altre volte ti porterò altri filmati, quindi abbiamo diversi binomi, quindi diversi conduttori con il cane libero, in uno spazio come questo, così grande, ciascun cane sta con il proprio conduttore, no? Quindi con la propria guida. Quindi questa è una situazione per allenare il cane a fare che cosa? Ad ascoltare il proprietario quando ci sono forti distrazioni attorno. Qui abbiamo cani di tutte le razze, c'è anche qualche femmina in calore. Quindi questo allenamento è importante perché ci sono i momenti in cui il cane può essere condotto e deve essere condotto all'interno dell'area cani, quindi interagire ovviamente con i cani con i quali va d'accordo, però non deve scattare nella mente del cane quell'automatismo: appena vedo un cane mi devo precipitare al galoppo o al trotto
e devo comunque raggiungere per forza l'altro cane. Questo è sbagliato. Quindi questi allenamenti sono importanti perché i cani in questo momento ascoltano il proprietario. Lo vedete che il cane fa questo slalom apposta, quindi questa, diciamo, questa traiettoria è volutamente ricercata. Perché? Perché l'animale, ascoltando quel suono, quindi in questa cosa qui il cane si chiama Aaron, il cane ignora tutti gli altri cani e raggiunge la proprietaria. Poi ci sono altri momenti in cui la proprietaria lascia libero Aaron a interagire, a giocare, quindi a sviluppare le proprie abilità motorie con altri cani, con gli altri cani con cui va d'accordo. All'interno dell'area cani ovviamente bisogna adottare la massima prudenza, perché quando inseriamo dentro questi cani qui dobbiamo sapere con chi va d'accordo il mio cane piuttosto che no. Però l'area cani non deve diventare un modello formativo, tra virgolette. Se io prendo il cane tutte le volte, gli faccio comprendere, gli insegno, lo addestro che stare all'interno dell'area cani è l'unica attività che può fare, è un problema, perché io divento un mero trasportatore, conduttore, sono un semplice strumento per accompagnare il mio cane all'interno dell'area cani, dove lui interagirà molto spesso benissimo con tutti gli altri cani. Però quando io poi dopo me lo porto a casa, il cane sta con me, o se lo lascio libero, dovesse succedere che lo lascio libero magari in un prato, e io chiamo il cane, questi cani qui che vanno all'area cani non tornano nella stragrande maggioranza dei casi. Quindi bisogna formarli. Il nostro cane può essere anche formato, aver ricevuto tutta l'educazione del caso, però non possiamo sapere l'altro cane o gli altri cani che noi incontriamo in area cani che tipo di reazioni possono avere, che tipo di relazione hanno con il proprio conduttore barra proprietario, passami il termine per far intendere meglio, e questo può essere molto pericoloso. Certo, proprio per quello che dicevi tu, perché in realtà l'educazione del cane non esiste. Voglio dare una brutta notizia, ma i cani non si possono educare, si possono addestrare alla collaborazione. Quindi tutti quelli che si ostinano a fare differenza, l'educazione è una cosa, l'addestramento è un altro, perdono solamente tempo. Il termine corretto è addestrare. Ma non è che è corretto, io non mi invento nulla di nuovo. Facciamo un esempio: se io educo un cane, se potessimo educare i cani, potremmo lasciarli liberi di andare in giro per le città, no? Tranquillamente. Perché una volta che hanno, diciamo, compreso quali sono i comportamenti eticamente rilevanti, quindi una volta che riuscirebbero a discernere bene il concetto del bene dal concetto del male, dovrebbero dire: vabbè, adesso io sono educato, quindi se vado all'interno di un'area cani mi comporterò bene, perché comunque la mia proprietaria, che si chiama, non lo so, Giovanna mi ha insegnato che è comunque maleducato e da maleducati aggredire i cagnetti. Così non esiste, cioè non funziona. Quindi il cane collabora con l'uomo anche in quei momenti. Ovviamente vanno introdotti all'interno dell'area cani con proprietari che sono comunque sono stati indirizzati da qualcuno, aiutati, perché non basta dire è maschio, è femmina, è castrato, non è castrato, non va bene, non funziona così. Se dovessimo studiare le aree cani, dovremmo vedere che non tutti i cani sono accettati all'interno delle aree cani, perché ci può essere un cane che invece entra dentro e vuole, diciamo, far piazza pulita di tutti gli altri cani, o in viceversa questi gruppetti che si sono fermati perché si formano attraverso una selezione, attenzione, non si formano perché dicono: vabbè, allora anche tu sei venuto qui, le aracani, vieni che ti diamo ospitalità, e siccome sei piccolino oppure sei anziano ti tratteremo in un certo modo. Dipende dalle situazioni, quindi i cani sono fantastici da questo punto di vista. Betta, prego. Poi, come abbiamo detto l'altra volta, che poi lui ha confermato quello che abbiamo detto, nel momento che tu hai quella cosa lì che avete visto nei video, al tuo cane non interessa andare nell'area cani, fidati, gli interessa di più andare a fare una bella corsa in un campo con te. Quindi assolutamente. Tra l'altro potremmo prendere spunto da una domanda che ti è arrivata, riferita al cucciolo di Labrador, passami il termine, morsicatore. Perché vorrei dopo introdurre insieme a Massimo il discorso di quanto tempo bisogna lavorare con il cane per raggiungere risultati di questo tipo, ma posso affrontarlo anche con te, Betta, perché qui si apre un'altra parentesi, cioè non esiste il pacchetto di 10 lezioni e poi il cane è pronto. Però comunque ci sono dei tempi. Se vuoi anche spiegare quella domanda che ti hanno fatto. Ho ricevuto questa mail da questa ragazza di Cremona che ha un cucciolo di Labrador, poi mi ha mandato anche un filmato cioccolato di 4 mesi. Il cucciolino, nel filmato che ho visto, non vuole essere toccato, morde, attira l'attenzione con la bocca, così.
E la ragazza mi ha spiegato che già lei sta andando in un centro di addestramento, in un centro cinofilo, da appena che il cucciolo ha fatto tutte le vaccinazioni. E il cucciolo continua ad avere questo comportamento. Con un cucciolo del genere ti assicuro che un buon professionista entro un paio di lezioni, tre lezioni, il problema te lo deve risolvere. Poi ci sono i casi eccezionali, però solitamente così. Io gli ho chiesto: ma cosa state facendo? Quindi lei mi ha detto che il cane ha imparato a fare il seduto, ha imparato a passare nel tubo di agility e tutte queste cose qua. Io sono rimasta un po' così, no? Quindi poi Massimo magari lo può confermare, però sicuramente nel momento che tu con un cucciolo o comunque anche con un cane adulto che magari ha dato dei problemi che possono essere di aggressività o comunque di estrema timidezza o esuberanza, così dopo un po' i risultati li devi vedere, non li puoi vedere dopo 2 anni, capisci? È quello. Infatti io sono rimasta un po' così, poi ci siamo un attimo parlate e poi ha detto che mi porterà il cane nel momento che si può cambiare, certo, regione. Però un cucciolino così giovane, 4 mesi non è niente, 2 mesi di campo di addestramento, il cane ancora usa la bocca in quel modo spropositato, no, c'è qualcosa che non va. Volevi aggiungere, Massimo? Sì, volevo rifarmi alla tua considerazione, anche a quella di Betta. Se chi propone questi pacchetti di 15-20 lezioni vuole raggiungere un risultato, che ne so, fare un seduto, insegnare al cane a fare il seduto del terra, bene, ci può anche stare in 10-15 lezioni. Attenzione che però, se vogliamo realizzare quello che è il compito che un cinotecnico deve raggiungere, quello di assicurare il benessere attraverso il controllo della conduzione, per controllo e conduzione intendiamo anche la possibilità di insegnare al cane il richiamo. Il richiamo qui è un lavoro molto difficile perché va fatto in contesti sempre diversi, dove ovviamente non può essere solamente all'interno di un campo addestramento, perché sennò il cane impara a tornare al richiamo solamente all'interno del campo addestramento. Per fare questo lavoro qui, io ti parlo della mia esperienza, ci vuole almeno un anno di lavoro, una volta a settimana. E il risultato non è garantito, perché su 10 persone che frequentano il mio campo addestramento io riesco a ottenere richiamo su distrazione con 4 persone, le altre 6 non ci riesco, per vari motivi, per varie situazioni. E di questi 6 comunque ce ne sono almeno 3 che riescono a contenere l'animale bene al guinzaglio. Ecco, stiamo con i piedi per terra, perché non è detto che appunto che con 10-15 lezioni io anche richiamo col cane, e questo qui veramente non è possibile. Però non ti sembra strano che un cucciolino di 4 mesi ancora morda dopo che frequenta un campo di addestramento? No, adesso appunto io parlavo in generale, sì, sul discorso del richiamo, poi per quelle problematiche lì ovviamente bisogna rivolgersi a qualcuno che sia in grado, perché ecco, mi rifaccio a quanto stai dicendo tu, il cane ha una vita media molto breve, diciamo una media di 7-8 anni, sì, ci sono cani che arrivano anche a 13-14 anni, ma la vita del cane è breve, il cane non può perdere tempo, quindi la pratica dell'addestramento, che è una cultura di addestramento che ha più di 100 anni, stiamo parlando di più di 100 anni, quindi 100-110 anni, non lascia mai solo il cane. Cosa vuol dire non lasciare mai solo il cane? Che quindi lo aiuta a inserirsi e non fa in modo che l'animale arrivi da solo sempre in tutte le situazioni a trovare la scelta giusta, quella la strategia vincente. Io faccio sempre questo esempio: il paraurti del camion non investe gentilmente il vostro cane, quindi non fategli fare questa esperienza. Quindi insegnate al cane che il no è il no importante, ma non perché voi volete svilire la sua personalità, piuttosto perché lo volete proteggere, lo volete tutelare, perché ovviamente fuori c'è il paraurti del camion. Quindi se tu ti astieni dal formare il tuo cane perché ritieni che la formazione per il controllo della conduzione sia maltrattamento, perché ormai ovviamente ci sono tanti regolamenti sul benessere animale che colpiscono la pratica dell'addestramento, e difatti ATACI ha promosso anche delle azioni, non è un caso che ATACI ha fatto dei ricorsi, ha portato avanti dei ricorsi, ha impugnato i regolamenti sul benessere animale del comune di Bergamo e di Treviglio, ad esempio, laddove vietano l'utilizzo del collare a scorrimento. Qui stiamo parlando di uno strumento eccezionale che comunque serve, perché è un dispositivo di protezione individuale e collettivo, eppure ci sono determinati regolamenti sul benessere animale che invece lo vietano in quanto sarebbe uno strumento in maltrattamento. Quindi quello che sta avvenendo è veramente paradossale. Voglio anche aggiungere un'altra cosa, che in questo momento ATACI
si sta opponendo con tutte le sue forze a un disegno di legge che è stato presentato dal senatore Perilli del Movimento 5 Stelle. È un disegno di legge che si chiama la legge Protegge Animali, il cui contenuto è anche apprezzabile, no? Ci sono delle parti che sono veramente interessanti e sono anche utili, perché ovviamente gli animali vanno tutelati, ma è un testo adesso che rappresenta il nemico numero uno della pratica dell'addestramento, perché in una parte di questo disegno di legge è prevista la consegna dell'uso del collare a scorrimento, del collare a semiscorrimento, entro un mese dall'entrata in vigore di questa legge, proprio perché viene equiparato chi utilizza il collare a scorrimento a chi tortura per esempio gli animali. Ok, hanno fatto, diciamo, questa accostamento. E qui veramente ci siamo messi, io no, perché non posso, la consegna ai capelli. Ai carabinieri. Tant'è intendi? Che poi sì, noi sì. Carabinieri, alle ATS, quindi alle strutture diciamo di competenza, quindi entro un mese. Quindi dobbiamo andare a consegnare questo strumento, che sarebbe questo, perché potenzialmente siamo anche in grado di commettere reati contro le persone. Perché ingiustamente in questo disegno di legge viene portato uno studio che è stato condotto dall'FBI, in cui si dice che è vero che c'è una caratteristica costante molto spesso nelle persone che commettono dei crimini verso gli altri, quindi verso le persone, cioè che nel loro passato hanno praticato violenza sugli animali. Quindi questa legge qui utilizza questo studio, che comunque in America ha un suo, diciamo, significato, un suo valore, ma lo prende, lo mette in questa legge per fare confusione, per colpire appunto questa pratica dell'addestramento. In realtà in America, nonostante tutto, comunque vengono utilizzati tutti gli strumenti per addestrare il cane, e comunque non ci sono studi che ad oggi dimostrano che se io uso il collare a scorrimento sono una persona violenta o sarò una persona violenta. Più che altro, secondo me, a logica, proprio da persona esterna ai fatti, che dovrebbero lasciare la possibilità a chi lo utilizza nel modo corretto, eventualmente anche un privato cittadino dopo che ha seguito un corso eccetera, di poterlo utilizzare. Perché vietarlo a prescindere quando quando può essere realmente utile? Sicuramente c'è qualcuno che l'ha utilizzato e l'ha utilizzato nel modo sbagliato, facendo magari anche dei danni all'animale. Sicuramente siamo talmente in tanti che veramente il mondo è veramente molto vario. Però perché vietarlo a tutti quando qualcuno, e non solo qualcuno, cioè in tanti, lo sanno utilizzare nel modo corretto e può essere davvero uno strumento di sicurezza anche per la società? È questo che un po' lascia desiderare, eppure è così in questo momento. E poi è così perché ci sono delle scelte ideologiche, quindi in questo momento veramente io dopo tanti anni mai avrei pensato che la politica sarebbe scesa sul campo per contrastare la pratica dell'addestramento. In questo momento il Movimento 5 Stelle, attraverso il senatore Perilli, col suo disegno di legge 1078, sta cercando di fare questo. Ma questa ovviamente persona perché ha delle capacità, delle conoscenze no, in purtroppo ambito? Nella cinefilia avviene questo, Natalia, avviene questo. Ci sono avvocati, ingegneri, ci sono tanti professionisti, tante persone che comunque si occupano di altro nella vita, che pretendono di dire ai tecnici, quindi ai cinotecnici, come si addestra un cane. E queste sono scelte solamente ideologiche e purtroppo vanno comunque contrastate. Ataci è andata a novembre, il 27 novembre è stata udita al Senato della Repubblica Italiana, quindi abbiamo portato la nostra documentazione, tra l'altro l'ho portato qui Massimo, stasera. Io tra l'altro sono voluta entrare subito nel vivo della trasmissione, ma io non ti ho chiesto Ataci, cos'è, di cosa si occupa? Ataci è un'associazione, due minuti proprio prima della pubblicità. Ataci è un'associazione che tutela l'allevamento e l'addestramento cinofilo italiano, ma in realtà tutela la cultura dell'allevamento del cane e del suo addestramento. Ovviamente tutela la formazione di tutti i cani, anche quelli che non sono di razza. È l'unica associazione italiana che si batte per tutelare questa cultura,
perché attraverso molte ordinanze in Italia, ordinanze che comunque si muovono nella direzione contraria alla pratica di addestramento, si vieta il collare a scorrimento. Come mai un oggetto così semplice di questo tipo qui riesce, diciamo, a mobilitare anche addirittura dei politici? Perché viene visto questo strumento come uno strumento che quando tu lo infili, quindi diventa a strangolo, quindi l'unica modalità sarebbe questa, di strangolare e di impiccare. Ma allora ci sarebbero cani appartenenti alle forze dell'ordine impiccati e strangolati, non potrebbero essere impiegati in compiti di in missioni di altissimo profilo, e avremo, non so quanti veterinari in Italia ci sono, ma tutta una serie di denunce da parte dei medici veterinari che dovrebbero dire: ragazzi, un attimino fermiamoci, perché il collare a scorrimento è un collare apparente che rovina la psiche del cane e comunque, diciamo, lede appunto anche il suo benessere fisico. Così non è. Questo libretto verde, che è editato appunto da una nota casa, che è un'azienda che fabbrica pettorini ad H, ha creato veramente un disastro, perché guida moltissime delle ordinanze, dei regolamenti sul benessere animale che vietano l'uso del collare a scorrimento. Viene presentato come uno studio, ma in realtà di studio non c'è nulla, perché noi abbiamo chiesto al professor Angelo Peli di andare a verificare i fondamenti scientifici che sarebbero alla base di questo studio di Holmgren. Abbiamo pubblicato quindi questo documento in cui viene contenuto il parere pro veritate del professor Angelo Peli, il quale insieme anche alla dottoressa Francesca Pastorelli, che ha fatto la stessa cosa, sono andati ad analizzare in modo minuzioso e molto preciso quelli che sarebbero i fondamenti scientifici che sono alla base di questo studio di Anders Holmgren, e non c'è alcun fondamento scientifico. Questo io te lo lascerò, così avrai in modo anche di leggerlo. L'abbiamo depositato in Senato, l'abbiamo fatto noi per prima, questo ci tengo a dirlo per primo, non perché noi siamo migliori degli altri, perché siamo coerenti, crediamo che la pratica dell'addestramento sia una cultura che appartiene al popolo dei cani, e nessuna ordinanza sleale la può vietare. Quindi i cani addirittura che stanno nel canile, quando sono avvicinati da tecnici, da cinotecnici che hanno delle competenze riguardo la pratica di addestramento, svoltano. È come portare, tra virgolette, un farmaco a chi ne ha bisogno. Invece nei canili, nella stragrande maggioranza dei canili italiani, questa pratica di addestramento non deve entrare, perché devono entrare altre pratiche che purtroppo non aiutano i cani, perché i cani vengono lasciati nel box molto spesso quando hanno un problema con l'uomo, ma non mi riferisco solamente ai cani che hanno atteggiamenti aggressivi con l'uomo, perché comunque non si può utilizzare il collare a scorrimento, dobbiamo utilizzare per forza la pettorina. Qual è il vantaggio del collare rispetto alla pettorina? Attenzione, non ha dei poteri magici, assolutamente. Questo collare qui, indossato sulla zona più potente che il cane ha, che è quindi il collo, che gli permette di cacciare, di uccidere, quindi il collo è dotato di potentissime fasce muscolari, quindi chi fa questi paragoni e dice: prova tu a metterti un collare sul tuo collo, ovviamente la mia massa muscolare non è come quella di un cane, certo. Mi permette di direzionare l'animale, quindi di fargli operare una virata. Lo vedete molto spesso nei richiami che noi facciamo vedere, il cane sente da lontano questo suono, improvvisamente vira, cioè volge il suo sguardo, quindi il suo corpo si gira nella direzione mia, che lo sto chiamando, quindi si gira e prontamente viene richiamato a me, quindi corre e quindi ovviamente mi raggiunge. Con la pettorina io non posso operare questa virata, e non è un caso che tutti i detrattori del collare dicono: no, non utilizzate il collare perché la pettorina permette di andare in avanti, permette di prendere percezione del mondo, permette di incontrare tutti gli altri cani per strada, addirittura utilizzate un guinzaglione di 3,5 metri che non si può utilizzare. E quindi di fatto quale sarebbe il valore aggiunto per un cane nel momento in cui l'uomo entra nella sua vita? Nessuno, assolutamente, perché io devo solamente portare il mio cane in giro e dargli la possibilità di avvicinarsi agli altri cani, ma non ci sarà mai questa cultura dell'ascolto, non ci sarà mai questa capacità che il cane ha, come lo vedete in questi filmati, di dare un valore ai suoni messi all'uomo. Vedete questo? Questa è una cagna che è stata adottata al canile, vedete il conduttore che è ormai esperto, il guinzaglio viene tenuto lentamente, viene utilizzato anche il cibo, quindi utilizzando il cibo, quindi viene impartito il comando terra, il comando seduto, okay? Abbiamo anche la musarola a fianco, perché un conduttore responsabile
che rispetta la legge, dota il suo cane anche della museruola. Il cane, vedete che gli altri cani sono a terra con la museruola, nel frattempo sono cani comunque all'inizio, ma ci permette questa sessione qui di lavorare con delle distrazioni. Come vedete, il cane è sempre interessato al conduttore che si allontana. Vedete quanti cani? Questi sono tutti cani che sono all'inizio, nel frattempo, del lavoro. Lei invece è già una fase avanzata, come quell'American Pitbull Terrier che avete visto. Quindi il cane arriva, scodinzola, quindi il cane ci fa vedere che il lavoro è fatto bene, e quindi nessuno può dire meglio di un cane se il lavoro è fatto bene. Non me lo può dire il senatore Perilli, e quindi questo qui lo devo dire, perché questo è un attacco vero e proprio da parte del Movimento 5 Stelle alla pratica dell'addestramento. In questo caso qui vedete come il cane sta sempre nei pressi, e quindi si viene a creare un'altra situazione. Cioè, io ho il cane che momentaneamente ho sganciato il guinzaglio, il mio cane non è che una volta che si sgancia il guinzaglio raggiunge gli altri cani, ma sta ancora con me. Poi a un certo punto lo ha inviato, lo vedete che l'ha inviato, gli ha detto vai a fare un giro da quella parte, quindi gli ha dato il libro, gli ha dato il vai, poi lo richiama. Ecco, tutti questi suoni che vengono emessi, quindi la cagna che si chiama Lilla, poi dopo gli dico vai, ok, libera, sono tutti dei suoni che il cane utilizza opportunamente per inserirsi nella nostra società. Concludo facendo un esempio. Addestrarsi al cane, insieme al cane, nei campi di addestramento è fondamentale, perché riusciamo a costruire insieme al cane un navigatore. Allora, noi abbiamo bisogno, io per arrivare qui in studio ho dovuto utilizzare il navigatore, non ci sarei potuto arrivare, non sarei stato in grado di arrivare qui senza il navigatore, e comunque anche col navigatore ho avuto un problema. Bene, ci sono dei percorsi che si possono fare, ci sono dei sensi di divieto, magari ci sono delle strisce pedonali, c'è un semaforo rosso, verde, giallo. Bene, noi abbiamo bisogno di queste informazioni. Perché non possiamo dare queste informazioni? Chi lo dice? Il senatore Perilli, il Movimento 5 Stelle, che noi non possiamo utilizzare questi segnali perché se no maltrattiamo il cane? Bene, il navigatore per il cane è quello che io insegno. Cioè, ci sono delle cose, gli atteggiamenti, che quando sei con me tu non puoi adottare. Non è perché non devi, cioè non c'è un obbligo, cioè non è che tu non devi, non ti conviene, perché non è vincente. Quindi capire fin dove ti puoi spingere è bene, puoi essere libero all'interno di un contesto che io ti do, un contesto anche mentale ovviamente, perché quando io cammino, quindi non relativamente solamente a un campo addestramento, ma se vado per strada, ok, o nelle strade, il cane che sta con me già sa che non è conveniente aggredire gli altri cani o comportarsi in un certo modo. Quindi questo navigatore è importante. Ti devo fermare, sì, perché adesso abbiamo la pausa pubblicitaria. Rientreremo ovviamente tornando sempre su questo filone dell'addestramento classico, e direi che perché sia importante l'abbiamo ampiamente capito in questa parte della trasmissione, ma torneremo nella seconda parte, soprattutto cercheremo di capire anche questi cani che purtroppo non sono addestrati e spesso o vengono passati di mano in mano per poi finire al canile, o finiscono direttamente al canile perché non sono più ben voluti in famiglia, perché hanno fatto qualcosa, perché non si sono comportati bene, perché hanno morso. Quindi cercheremo di capire come si fa a evitare e soprattutto a recuperare questi cani, se ho utilizzato il termine giusto recuperare, ma dopo Massimo ci spiegherà meglio, quindi rimanete con noi. Eccoci qua, bentornati in studio. Ricordo che qui con me Massimo Giunta, vicepresidente di ATACI e addestratore, insieme a noi anche Elisabetta Barbieri dell'Accademia del Cane di Piacenza, istruttrice cinofila. Allora, prima parte abbiamo parlato di addestramento classico, cos'è, abbiamo capito quanto è importante per prevenire abbandoni, morsicature, per inserire il cane quindi nella società. Volevamo, prima di parlare di canili, che era proprio l'argomento che volevo introdurre in questa parte, però prima volevamo vedere il video, Massimo, di Mike. Un cane con cui hai lavorato. Ci spendi due parole, sì, e poi lanciamo il video. Mike, brevemente, è tenuto nel miglior modo possibile da una famiglia, nella famiglia in cui stavo originariamente, ha sviluppato dei problemi legati all'aggressività. I proprietari amano il cane, l'hanno tenuto benissimo, perché io l'ho potuto verificare, sono ancora in contatto
con loro, sono veramente persone innamorate del loro cane. Quando ha sviluppato comportamenti aggressivi è stato somministrato al cane fluoxetina, che è uno psicofarmaco che viene dato alle persone e viene dato anche molto spesso ai cani che hanno questi comportamenti. Io non voglio entrare ora nel merito, non voglio affrontare la tematica legata agli psicofarmaci, dico come dato di fatto che il cane ha morsicato quando era trattato con fluoxetina la proprietaria, quindi, e le ha fratturato un braccio, e la proprietaria era al terzo mese di gravidanza, è stata salvata dal marito. A seguito di questo episodio ovviamente non c'erano più le condizioni per poter garantire la tutela dell'incolumità della mamma, del figlioletto che sarebbe nato, e quindi del marito, e quindi mi hanno chiamato, abbiamo fatto una valutazione, quindi vedrete adesso i primi filmati in cui io metto la museruola al cane e cerco di toccarlo. Il cane indossa una pettorina ed erano circa 7 mesi che non si riusciva più a sfilargliela, perché il cane appunto aveva una refrattarietà al contatto. La cosa bella è vedere che da quel primo momento della valutazione, in cui io faccio vedere anche che sposto la mano, perché faccio percepire il cane che ho anche paura, quindi quando cerco di creare una situazione il più possibile normale, ovviamente gestito con la musurola per far vedere qual è l'atteggiamento del cane, ma è bello vedere che da quel momento in poi il cane si avverrà verso un percorso di modificazione emozionale e comportamentale che lo porterà poi dopo, posso dire una parolina, a cazzeggiare con me nel campo di addestramento con il guinzaglio e il collare. Quindi è stato utilizzato il collare perché? Perché ovviamente mi serve come dispositivo di protezione individuale, mi serve come strumento di comunicazione, mi serve per insegnargli a fare la virata e richiamo, e Mike ha svoltato. A me manca un pezzo però, mi hai detto che questo cane era tenuto molto bene da questa famiglia, benissimo. Cos'è successo quindi per arrivare alla situazione? Io il video l'ho già visto. Dunque, il cane è piuttosto impegnativo. Ci sono appunto delle predisposizioni genetiche, perché ci sono i cani che sono indocili. Poi i proprietari comunque non si sono mai disinteressati alla sua formazione, perché si sono rivolte a diverse figure professionali. Però è successo che il cane a un certo punto ha morsicato. E quindi, come diciamo spesso noi, si parte da quel punto in avanti, quindi senza concentrarci sul passato, perché il cane non ci può raccontare il suo passato, è inutile andare a cercare di capire. Ma tu hai avuto un miglioramento, no? Assolutamente sì, cambiando il contesto, il contesto, perché per un cane di quel tipo lì ovviamente ci vogliono persone veramente molto esperte. E una persona normale, tra virgolette, che conduce una vita normale, non era facile, quindi i proprietari, io ho potuto veramente verificare che sono persone straordinarie, sono affezionatissime al cane, in questo momento sta con me, ma è comunque seguito anche da loro, quindi con i quali sono sempre in contatto. Vive con me. Vediamo il video? Assolutamente sì. Lillo. Vai!
penso che la cosa più tangibile sia proprio, come commentavamo tra di noi, sia l'atteggiamento del cane, lo sguardo che è completamente cambiato. Cambia lo sguardo perché la pratica dell'addestramento fa cambiare lo sguardo al cane, davvero. E anche se ci sono all'inizio dei momenti, perché non è che non sono un mago, è il cane che è bravo e intelligente a cogliere le opportunità. Quindi vedete che il cane qui non ha più, assolutamente non utilizza più lo psicofarmaco. Prima l'abbiamo visto in quell'immagine indietro, se si può tornare un attimino indietro posso chiedere alla regia, poco dopo il momento della valutazione il cane, poi una volta che si è dovuto allontanare dalla famiglia, è stato messo appunto in canile e insieme a seguendo i consigli di un veterinario abbiamo provveduto allo svezzamento dal farmaco, dallo psicofarmaco, perché lo psicofarmaco viene utilizzato in questi casi da alcuni veterinari qua non era, si vuole toccare, non si era sotto all'inizio. Ancora psicofarmaci, e anche qui vedete lo sguardo com'è, uno sguardo veramente particolare. Comunque quel comportamento di evitamento lo vedete con la coda a sciabola, è un comportamento che fa capire appunto non voglio essere avvicinato, approcciato. Attraverso un lavoro si arriva a questo, e qui è il cane, ogni addestratore attende questo momento, e non si può ordinare, comandare un cane a avere gioia e muovere la coda in quel modo lì, avere questo tipo di atteggiamento con il corpo. Questo ci si arriva nel momento in cui si fanno bene le cose. Qui abbiamo il cane che viene richiamato dalla pallina, perché il cane veramente va matto per la pallina. Allora, in una relazione veramente vantaggiosa, io gioco con te con la pallina, però devo allenarti che qualora ti debbo chiamare prontamente perché stai inseguendo la pallina o perché c'è un'altra distrazione, dai ascolto a quello che io ti dico. Vediamo subito un altro video sulla pallina, Massimo, che adesso sì. Do il tempo alla regia di caricarlo, perché è una situazione particolare quella. Esatto, sì. E abbiamo due cani che allo stesso tempo rincorrono la stessa pallina. Sì, abbiamo, praticamente succede questo, che nel corso di una delle dimostrazioni che abbiamo fatto grazie al Municipio 2 e al Municipio 5 di Milano, abbiamo fatto una piccola dimostrazione. Tra l'altro stava anche piovigginando e quindi la gente era andata anche via. Comunque questo cane qui che adesso vedete nel filmato, a un certo punto invece di andare a inseguire la pallina, che viene lanciata da questo conduttore, si confonde e va a inseguire la pallina di quell'altro American Pitbull Terrier che avete visto all'inizio. E lì poteva succedere un disastro. E quindi lì, in quel momento lì, se voi vedete bene, ci sono tutte le occasioni in quel momento lì perché si possa scatenare, diciamo, potesse scatenare una rissa. Appena i cani sentono il noi richiamo, vedete che si allontanano, fanno una virata e tornano direttamente. Io ovviamente è incredibile. Lo guardiamo, infatti lo stupore. Infatti lo stupore di tutti è questo. L'emozione, grazie. Forse più che lo stupore, sì. Nel senso, se si sa che si addestra il cane, quali devono essere i risultati, però sicuramente la gioia di vedere questi risultati raggiunti. Assolutamente sì, e aggiungo ancora una volta di più che queste virate si fanno sapendo usare bene il collare a scorrimento. Quindi la legge 1078 del senatore Perilli vuole impedire che questi conduttori, che questi proprietari che amano il proprio cane, che quindi non lo strangolano, che quindi non sono neanche persone violente nella vita di tutti i giorni, vuole vietare questa pratica di addestramento. Noi come ATACI ci opporremo. Guardiamo il video. Che stupendo! Oh, bravi! Hai visto? Ragazzi, un applauso più forte perché se lo meritano tutti. Lo rimandiamo al video. Mi piace la proprietaria dell'American Pitbull Terrier, che ha la mano sul cuore, tipo in preda. Sì, perché lì se ci fermiamo in quel momento lì. Questa che vediamo incappucciata qui, di schiena. Sì, sì, qui poteva succedere veramente... Veramente. Qua vedete quasi l'incrocio, vedete come quel suono, il cane si guardano tutte e due, lo vedete che si guardano nonostante tutto, su tutte e due. Eppure, un pochino di sfida c'è, però, certo, però hanno sentito il richiamo, e questo vuol dire che l'animale è intelligente, che quindi la pratica dell'addestramento sfrutta al pieno l'intelligenza del cane.
Nel frattempo vedete che ci sono altri cani comunque e sono anche senza guinzaglio sotto controllo. Molti American, eh? Ce ne sono parecchi. Sì, ce ne sono tanti e... Cosa ne pensi di questi cani? Sono cani eccezionali, tutti i cani sono eccezionali, e però un cane che non è addestrato alla collaborazione è un cane ignorante e come le persone ignoranti sono pericolosi. Ecco, questo purtroppo avviene, questi cani che tu hai definito ignoranti perché non... Non la razza, dico tutti i cani ignoranti non addestrati. Intendo proprio per questo motivo, cani ignoranti perché non addestrati dal proprio proprietario conduttore. Molti di questi cani purtroppo finiscono in canile, ne parlavamo prima. Sì. Questi cani in canile ovviamente, quelli che non hanno la fortuna di poter incontrare un bravo istruttore, un bravo addestratore, educatore, rimangono chiusi in questi box a vita, perché gli stessi volontari a volte hanno paura proprio ad approcciarsi, quindi fanno una vita di box diretto area di sgambamento, non avendo mai la possibilità di essere recuperati. Io prima ho usato questo termine, adesso dimmi tu anche se può piacerti o se utilizzi altri termini. Te ne capitano molti di questi casi, tu collabori con i canili. Sì, assolutamente, io posso dire anche, voglio ringraziare il Pet Rescue Italia, che nella persona di Gianluca Maletti, che è il suo direttore, ha preso una precisa posizione. Quando siamo andati al Senato della Repubblica Italiana il 27 novembre, Gianluca Maletti ha scritto una relazione in cui afferma che sia importante, molto importante, utilizzare appunto il collare a scorrimento come dispositivo di protezione individuale, perché fare la guerra contro il collare veramente è sbagliato, per motivi ideologici e anche legati per tanti aspetti aspetti economici, ok? Da parte di altre scuole che hanno molti interessi. Tornando al discorso dei cani in canile, se tu potessi andare adesso nei canili a fare un'intervista col microfono, farti accompagnare dai tuoi bravi tecnici, tu provassi a intervistare tutti i cani che sono confinati dentro il box, sentiresti le storie più varie, quindi chi viene dalla Sicilia, chi viene dalla Puglia, dalla Sardegna, chi arriva dalla Spagna, dalla Francia, chi è stato raccolto per strada, ma ascolteresti tante volte le parole, le testimonianze di coloro, di quei cani che ti potrebbero dire: stavo a casa, avevo un pelo lucido, dormivo sul divano, stavo sul letto, mangiavo il miglior mangime che potesse esserci, però un giorno mi hanno preso e mi hanno condotto qui in canile, perché comunque non mi hanno insegnato quali sono i miei limiti, quindi sono rimasto ignorante, quindi dal pelo lucido potevo fare quello che volevo, e una mattina tutto questo qui è finito e mi hanno messo in canile, perché quindi io non sono formato. Che lasciar fare, quello che dicevamo nella prima parte della puntata, lasciar fare al cane tutto quello che ne ha voglia, dal momento in cui noi lo portiamo a casa, che nella maggioranza dei casi è un cucciolo, quindi gli permettiamo qualsiasi cosa, fin quando cresce, e dopo però arrivano i nodi al pettine. Certo, dopo difatti, non sappiamo più come prenderlo, il cane può arrivare a mordere, a fare dei gravi danni in casa, o a volte se ne sbarazzano anche per danni molto minori. Altri motivi. E il cane, come dici tu, finisce in canile. E succede che i cani che sono addestrati, ma attenzione, quando parlo di addestramento, non parlo di addestramento o un'attività, perché bisogna parlare di questo. Addestrato vuol dire addestrato a dare un valore al suono, sono addestrati a capire, a riconoscere che quel suono comporta una messa in atto di una situazione emozionale diversa. Cioè, se voglio aggredire tutti gli altri cani, faccio un esempio, voglio andare per i fatti miei quando non c'è la mia guida, posso anche pensarci, ma quando c'è la mia guida comunque mi adatto, perché è conveniente questo, perché ci sono tutta una serie di vantaggi. E allora succede questo, che molto spesso tutti diciamo che non bisogna umanizzare i cani, invece io dico il contrario, che su una cosa il cane va umanizzato. Per quanto riguarda la formazione, i bambini vanno alla scuola dell'obbligo, ok? Quindi vanno alla scuola dell'obbligo, vanno alle elementari, devono studiare e i genitori sono obbligati a farli studiare. Quindi se si nega questa cultura
al cane, ci sono problemi per il cane. Quindi se volete umanizzarli, non li umanizzate perché ve lo portate, che ne so, sul divano e ci parlate la mattina sera. Sì, ci potete anche parlare, tanto ve la raccontate, il cane sì, sta lì, ma non potrà mai percepire esattamente quello che voi, il significato delle parole, anche se può percepire la vostra, il vostro stato emozionale. Ma umanizzateli quanto alla formazione, considerateli dei piccoli altri, tra virgolette, bambini, ok? O fratellini o sorelline, li dobbiamo aiutare a inserirsi in questo mondo, e questo mondo è pericoloso perché il cane non è così intelligente, è intelligente, ma non è abbastanza intelligente da cogliere la differenza tra il manto erboso e la tangenziale, la strada. Quindi il cane, se si perde, non torna usando il tassi o attendendo alla fermata dell'autobus, l'autobus che lo riporta a casa. Questo bisogna dirlo, e anche voglio aggiungere un'altra cosa. Quando leggiamo tutti quegli annunci, smarrita Matilda in zona piazzale Corbetto, smarrita, i cani, come diciamo sempre, non si possono smarrire. Io posso smarrire un mazzo di chiavi, un portafoglio. Entrando prima avevo lasciato questo libretto fuori, ma quando smarrisco un oggetto rimane in quel posto, a meno che non venga raccolto da qualcuno. Il cane non si smarrisce, il cane fugge, il cane scappa dal proprietario. Quindi l'addestramento, la pratica dell'addestramento da oltre 100 anni insegna al cane non che non deve fare o deve fare, non gli conviene, ma non gli conviene non perché chissà che cosa succede, perché è vantaggioso ascoltare questi suoni, comportarsi in un certo modo, e questa elaborazione il cane la fa da solo una volta che noi esseri umani gli abbiamo dato delle informazioni nel modo corretto. Quindi i cani vanno umanizzati sulla formazione. Insegno al mio cane che quando è no, e quando lo chiamo il cane torna. Perché io, non perché io voglio essere chissà chi, voglio essere il capobranco, io sono la sua guida, lo proteggo in questo mondo che è fatto di bipedi che stanno col telefonino e viaggiano sulle macchine ad alta velocità. Ecco, volevo farti una domanda che poi avevamo anche affrontato con Betta anche nella primissima puntata che eri venuta. Io credo che il vostro pensiero sia che non c'è un reale inizio, un reale periodo di vita dove addestrare il cane. Sicuramente se lo prendi da cucciolo si inizia abbastanza presto, ma questo può venire anche dal giorno in cui porti a casa un cane dal canile adulto. Come avete detto voi, si mette un punto rispetto a quello che è stato prima e si inizia una nuova vita, un nuovo percorso insieme. Sì. Volevo chiederti però una cosa, dato che comunque sei abbastanza schietto, senza peli sulla lingua, prima di tutto questo che è successo del Covid, degli ultimi mesi, si parlava tantissimo dell'ordinanza di Milano, dove per avere alcune razze, per poter avere per casa alcune razze, adesso non me le ricordo, erano circa 6, c'era l'American Pitbull Terrier, il cane corso e altri, è necessario questo patentino. Adesso io non so se dopo tutto questo che è successo si ritornerà, lo metteranno in atto, ti parlo del comune di Milano. Tu cosa ne pensi? Se un patentino con un corso di 3 giorni, circa una ventina di ore, prettamente teorico, può darti la possibilità di avere cani come pitbull, corso, eccetera, ed essere un padrone responsabile? Nathalie, ti ringrazio molto per questa domanda, perché mi permette di dire... L'avrai sentita, io credo. Ma noi eravamo a Milano, noi Ataci ha partecipato attivamente in quelle famose giornate di Milano. Allora, la nostra posizione è questa: noi siamo assolutamente contrari ai patentini, perché la legge parla chiaro. Il proprietario è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione del cane, risponde civilmente e penalmente. Ora, i patentini purtroppo sono gestiti da chi? Da coloro che affermano che il collare a scorrimento è uno strumento per maltrattare, quando in realtà è un dispositivo di protezione individuale? Che patentino possiamo mettere in piedi? Okay. Poi c'è un altro problema, non è prevista la presenza dei cani. E come facciamo in 2 o 3 volte, dando una serie di informazioni, a formare le persone? Ci sono tanti campi di addestramento, di educazione sparsi in giro per l'Italia. Fate lavorare, continuate a far lavorare quelli, perché già lavoravano prima delle vostre ordinanze,
restrittive, e responsabilizzateli sempre di più, perché in realtà chi lavora con i cani è un tecnico per la gestione del controllo e della conduzione del cane. Controllo e conduzione che portano il cane ad avere praticamente un benessere, a raggiungere veramente il benessere, non che c'è un benessere che è avulso dal controllo della conduzione. Per quanto riguarda le razze individuate nel, diciamo, nel regolamento benessere animale di Milano, il professor Gandini, che comunque non si occupa di addestramento, quindi non si occupa di gestione del controllo della conduzione del cane, ha fatto un paragone con i mitra, no? Diciamo, non possiamo lasciare in giro tutti quanti allora con i mitra, quindi da qui ho coniato il termine cane mitra. Quelli sono per loro cani mitra. Però nel gestire questi cani mitra, che comunque è sbagliato fare appunto questa lista, non devo utilizzare gli strumenti che possono aiutare i cani a essere, a diventare collaborativi. E io che cammino per strada non posso dotarmi di uno strumento di sicurezza che è il migliore che esiste, perché la pettorina che loro invece sponsorizzano perché seguono le linee guida di questo libro maledetto, che io lo chiamo libro maledetto perché questo qui ha distrutto veramente la cinofilia. Questo è un libro verde che ha armato delle miriadi e miriadi di volontari animalisti, persone con le migliori intenzioni, che però l'hanno letto veramente in tutte le pagine, pagine dopo pagine, e si sono armati contro la pratica della cultura dell'addestramento. Quindi è arrivato anche purtroppo questo problema qui a Milano. Questo patentino non serve a niente, i patentini non servono a nulla, perché la legge già parla chiaro. Quindi io, se vado in un campo addestramento, il tecnico mi deve seguire, sia che il tecnico che lavora con il flauto seduto sugli alberi, sia il tecnico che fa la pratica dell'addestramento, devono sapere che in capo a me c'è questo obbligo. Quindi se sbaglio pago. Quindi fare questi patentini o cercare di portare a livello nazionale un certo tipo di protocollo, di programma, è proprio di coloro che vogliono mettere il punto su un problema perché hanno dei forti interessi economici. Noi non permetteremo questo, e devo dire che da questo punto di vista io devo ringraziare veramente la Lega, perché a tacere, a partitica, però la Lega ci ha ascoltato, anche se abbiamo parlato con tutte le forze politiche e parliamo con molti esponenti di molte forze politiche, anche all'interno del Movimento 5 Stelle qualcuno intelligente su questo, diciamo, discorso dell'addestramento c'è, però purtroppo la maggioranza è questa, quindi il Movimento 5 Stelle non vuole appunto questa pratica che voi vedete, e anzi questi qui sono dei torturatori, le persone che vedete, quindi sono dei potenziali potenziali assassini o potenziali o persone che possono creare dei problemi agli altri. Sono uscito fuori dal tema, ma voglio ritornare alla tua domanda. Il patentino non serve a nulla, perché la legge già c'è, e comunque definire cani pericolosi alcune razze è sbagliato in maniera più totale, perché questo cane qui, che è un altro American Pitbull Terrier, questo qui è giovane, è un American Pitbull Terrier, è sotto controllo. Perché questo cane qui deve essere considerato pericoloso? Quando il valore aggiunto in questo caso qui, il fatto di vivere con la persona che se ne prende cura, lo mette nelle condizioni di poter garantire il suo inserimento nella società. Perché bisogna fare questa lista? Perché in Italia ci piace fare le liste, vietare questo, vietare quello. Tanto la pratica dell'addestramento esiste da oltre 100 anni, tutte le persone che hanno vietato il collare a scorrimento, quando vanno all'estero e prendono l'aereo e atterrano, possono atterrare in tutta tranquillità, perché le unità cinofile che sono in aeroporto sono addestrate secondo la pratica dell'addestramento. D'accordo? Questo è importante dirlo. Quindi loro non sanno, ma sono anche, se ne avvantaggiano laddove vanno in vacanza o si spostano da un punto ad un altro, perché tutti i cani che fanno antisommossa, antidroga, ricerca di sostanze esplosive, non vengono lasciati lì liberi senza controllo e conduzione e dicono sì, dai, vai a cercare la droga e quant'altro. C'è una pratica di addestramento che è in grado di sfruttare al massimo l'intelligenza del cane per renderlo collaborativo. Ora, con un effetto a cascata, questa pratica dell'addestramento porta tutti i suoi vantaggi nelle unità cinofile. Queste sono unità cinofile cittadine, non è che siccome questi cani qui non fanno ricerche di esplosivo, magari alcuni di questi non fanno, che ne so, delle prove di lavoro, non fanno agility o IGP o obedience, non sono cani addestrati. Questi sono cani addestrati, perché l'addestramento del cane al controllo va fatto sia al campo addestramento che fuori, però non è automatico che il cane si comporti così, in questo modo, una volta che è addestrato all'interno del campo addestramento, perché c'è un lungo lavoro da
fare, perché l'animale è intelligente e può discriminare ogni volta, cioè fuori controllo quando non sono nel campo addestramento, invece sono sotto controllo all'interno del campo addestramento. Certo. Pausa pubblicitaria, rimanete con noi per la terza parte di Cani, Gatti e Compagnia. Bentornati qui in studio con noi, ricordo Elisabetta Barbieri, titolare dell'Accademia del Cane di Piacenza, istruttrice cinofila, insieme a noi anche Massimo Giunta, vicepresidente di ATACI e addestratore. Allora, anche in questa parte abbiamo alcuni video da commentare insieme, Massimo. Betta, prima volevo chiederti qualche domanda che ti è arrivata, raccontami qualcosa da casa, cosa ti hanno chiesto. Volevo aggiungere una cosa, se è possibile. Quando abbiamo visto i filmati con i cani con la museruola, no? A me succede spesso che magari arrivano dei clienti, degli allievi nuovi, e mi dicono: ho litigato col vicino, ho litigato con quello perché magari il mio cliente è il pastore tedesco. E bisogna partire dal presupposto che non tutti sono amanti degli animali come noi. Quindi la museruola comunque è uno strumento che va bene anche per rispetto alla persona che magari non è tanto abituata al cane, no? Per cui io ho davanti al mio centro una strada ciclabile dove c'è tanta gente che corre, ci sono tanti bici che passano e non abbiamo, e magari riusciamo a fare degli esercizi di obbedienza, siamo anche in 20 in fila, non abbiamo mai avuto una lamentela dal passante, da quello che corre, perché comunque la gente è tranquilla perché vede che i cani comunque sono sotto controllo. Quindi è di là che tutela il cane, tutela, però è anche una questione, siccome, di rispetto verso le persone che non come noi sono così in confidenza con gli animali. Ci tenevo a dirlo questo perché ne abbiamo parlato anche un'altra volta. Poi sì, ho ricevuto un sacco di comunicazioni da gente che hanno visto la puntata dell'altra volta, e vabbè, una cosa molto frequente che mi viene chiesta, che mi viene detta, è il fatto del mangiare, del cibo, no? La maggior parte di persone mi chiamano e dicono: il mio cane si stufa, si annoia delle crocchette, quindi il veterinario mi consiglia, oppure devo cambiare la marca di crocchetta perché il cane si annoia e non la vuole più. Dunque il cane non si stufa della crocchetta. Solitamente quando un cane non ti mangia più quel tipo di crocchetta è perché è sovralimentato, e la maggior parte dei nostri cani sono sovralimentati. Il cibo è una risorsa fondamentale per il cane. Prima vi ho girato un video ho avuto una cucciolata, come tu sai, una decina di giorni fa. È stato bellissimo osservarli, perché dopo neanche 40 minuti che erano nati già lottavano con le zampine per arrivare alla tettina della mamma, quasi che stanno dormendo dopo che hanno poppato, appunto. Ce ne sono alcuni, mi sembra, nel video che stanno tucciando il latte. Vedete? Quell'atteggiamento che il cucciolo ha, sto parlando di cani sani ovviamente, non cani malati, no? Deve averlo tutta la vita. Io ho dei chihuahua e ho dei pastori dell'Asia centrale o dei pastori del Caucaso, e uso le stesse crocchette per il chihuahua che pesa 1,8 kg che per il pastore del Caucaso che pesa 80 kg. Non ho delle crocchette giganti, ovviamente sono una via di mezzo. Quindi il cane non si stufa della crocchetta. Quando un cane diventa inappetente è perché comunque state gestendo male la risorsa del cibo. Okay? Io, se ho un mio cane che non mangia, so che devo guardarlo un attimo con un occhio di riguardo perché c'è qualcosa che non va. A volte i cani vengono anche sovralimentati, si vedono anche cani piuttosto obesi, in sovrappeso. Ma anche cani che magari non sono obesi comunque sono sovralimentati, te l'assicuro. Quindi come si gestisce il cibo? Beh, non si dà troppo e poi non si lascia a disposizione. L'ideale sarebbe far mangiare un cane due volte, al mattino e alla sera. Il cane perde interesse nella ciotola, si leva la ciotola e se la ripropone al posto successivo, ma non lasciare mai il cibo a disposizione. E soprattutto ricordarsi di non riempire solo la pancia al cane, ma principalmente di riempirgli la mente sociale. I nostri cani cosa hanno? Hanno la pancia piena e la mente sociale vuota, e poi succedono tutte quelle cose di cui abbiamo parlato anche prima, no? Perché comunque un cane con la mente sociale vuota e la pancia piena finirà per sbagliare. Il cane dovrebbe mangiare, è un predatore, quindi se fosse in natura, dovrebbe mangiare perché ha ragionato, quindi perché ha utilizzato la testa. Abbiamo visto anche la volta scorsa degli esercizietti dove il cibo veniva dato perché appunto era stato realizzato un piccolo esercizio, e questo rende anche più interessante al cane
l'alimentazione, sì, o no? Io, certo, assolutamente. Delle volte io faccio consumare i pasti, ho tanti animali, quindi prendo tanti cani, un po' di più do il pasto quando sto facendo l'esercizio col cane. Non uso mai il cibo come corruzione, lo uso sempre come premio. Quindi tu fai qualcosa e io ti do il crocchetta, ti do il premio, ti do quello. Poi i cani meno male mangiano di tutto. Quindi questa era una, diciamo, una domanda che mi avevano fatto in tanti. Poi mi ha colpito anche una ragazza di Milano che mi ha contattato perché un suo amico ha avuto una cucciolata di boxer e in questa cucciolata ce n'è una bianca, è sorda questa cucciolina, e lei ha un sacco, vorrebbe adottarla, e lei ha un sacco di perplessità, mi dice: ma sarò in grado, un cane sordo, tutte queste cose. Dunque la risposta precisa io non sono riuscita a darla perché non conosco la ragazza, non so quanta esperienza abbia, non so il contesto in cui vive. Comunque i cani hanno tantissime risorse, vi assicuro, molte più di noi. Quindi un cane che nasce sordo, comunque gestito da una persona che comunque non è novella nella gestione di un cane, in un contesto tranquillo può assolutamente adattarsi, sono un ottimo animale da compagnia. Quindi però purtroppo avevo troppe bisogna troppe, poi certo valutare sì. Il binomio, ecco. Assolutamente sì, ho visto un video di questo cagnetto, di questa cagnetta, una femmina, e giocava tranquillamente con i fratellini, veniva manipolata dal ragazzo, dal padrone della mamma, quindi non ho visto nessun tipo di stress o di cose. Logico, se questa ragazza abita, che non so, in un posto dove c'è molta confusione, magari dei bambini piccoli che possono prendere il cane da dietro, spaventare, no, però in un contesto tranquillo, normale. Certo. Assolutamente. Una cosa che racconto spesso ai miei clienti, ai miei allievi, quando lavoravo in ambulatorio, una storia che mi è rimasta veramente, un caso che mi è rimasto veramente impresso, c'era questa pitbull che era stata investita e aveva una frattura talmente brutta in una zampa anteriore che il veterinario abbiamo dovuto amputarle la gamba e tutte eravamo preoccupatissime. Si è svegliata è come se fosse stata sempre su tre gambe, ti assicuro, cioè, non ha fatto una piega. Hanno veramente gli animali una capacità di adattarsi molto diversa. Poi soprattutto nelle malattie, nei momenti in cui magari non stanno bene, loro non hanno la parte emotiva nostra, no? Quindi io mi faccio male, so che poi non posso andare a lavorare, so che devo andare all'ospedale e mi faranno magari la flebo. Il cane quella parte lì non ce l'ha, per cui vivono veramente la situazione di dolore, molto spesso anche la morte quando il cane è anziano, in modo totalmente diverso da noi. Quindi se la cosa migliore che si può fare per aiutare un cane in difficoltà fisica anche è non stargli addosso, nel senso fare finta di niente, comunque fare sentire la nostra presenza senza andargli a buttare addosso la nostra parte emotiva di dispiacere, certo, nei limiti del possibile. Hai ragione. Massimo, avevamo ancora dei video da sì, vedere insieme. Partiamo dal primo che ci propone la regia, so che ci tenevi particolarmente. Era quello, no, vi chiedo, quello dove c'è la signora sul marciapiede che deve passare e sì, c'è il cane a terra. Qui stiamo, ecco qua, un cane, bravissimi. Un cane addestrato, questo cane è l'Ipo 3, è stato addestrato all'interno di un campo addestramento, ha superato delle prove di lavoro, quindi morde la manica, segue una traccia olfattiva e svolge delle sequenze in obbedienza. A cosa serve il terra qua nella vita di tutti i giorni? Quello che fa nelle prove di lavoro, quello che ha imparato nel campo addestramento, permette a questa signora anziana di avvicinarsi, che abbiamo incontrato qui per strada, e sta chiedendo le informazioni appunto a Marco riguardo la sua caninara. Io consiglio a Marco di fare il richiamo al piede per permettere alla persona di potersi avvicinare e quindi non perdere l'equilibrio. Vedete che ancora una volta qui quello che è stato insegnato nel campo addestramento può essere utilizzato nella vita di tutti i giorni per poter aiutare anche la signora simpaticissima a intrattenersi in una conversazione molto piacevole con Marco. Ecco cosa serve l'addestramento. L'addestramento serve a questo, vedete, il cane rimane a terra, la signora appunto ci saluta, va via, e il cane non diventa, in questo caso qui, non è di intralcio, ma anzi partecipa a quello che sta avvenendo in quel momento e si inserisce. Mi viene da fare un paragone, Massimo, se mi permetti. Quando noi andiamo in pizzeria, no? E magari ci rendiamo conto che intorno a noi c'è pieno di bambini, io sì, stessa sono madre, ma quando mi ritrovo in un luogo chiuso dove per forza sono a contatto con altre persone, ci sono questi bambini letteralmente maleducati, da madre comunque non mi trovo bene in quella situazione e, tra virgolette, il bambino non viene accettato, no? Perché certo, fa, disturba, è maleducato. La stessa cosa la vediamo sui cani, cioè un cane maleducato si fa fatica a farlo accettare alla società. Certo.
Certo. Un bambino, un cane, una persona educata certo. è ben voluta certo. nella società e questo è importantissimo, è questo che ci deve far riflettere. E sono d'accordo con te, pensa che questo vuole essere, ritorno sempre lì, vietato dal 1078. Questo che stai vedendo, queste cose qui per loro sono maltrattamento, perché il cane indossa il collare a scorrimento, gli è stato insegnato a fare il terra, però vedete l'espressione del cane, vedete quanto sia bello addestrare il cane. Posso aggiungere una cosa? Certo. Io il cane non lo conosco, però lui ha detto che ha fatto l'ipo 3, sì, giusto? L'ipo 3, quindi ci Nell'ipo c'è questo esercito dove arriva questo figurante con il bastone che simula la minaccia. Tu guarda che capacità che ha il cane di discriminare, comunque, la signora ha il bastone. Certo. Esatto. Certo. Quindi l'addestramento acculturà il cane, lo rende più sicuro, lo rende... Il cane è... tranquillissimo, osserva il bastone sì, a un certo tante punto. Tante volte si dice, scusami, appunto, venendo a quello che giustamente tu dici, ah, siccome è fatto, si è allenato, morde la manica col bastone, volevo allora poi dopo le... generalizza, sì. qui non ha generalizzato assolutamente. Ha discriminato. Ha discriminato perché è intelligente, perché l'animale è intelligente, ma non tanto, e quindi ha bisogno di una guida. Comunque di una guida. Nell'addestramento, nella pratica di addestramento, il cane impara a lasciarsi guidare. Ma lasciarsi guidare vuol dire che a un certo punto il cane elabora e dice scusate, mi conviene o non mi conviene? Se mi conviene, lui si comporterà certo. in questo modo, perché vuol dire spostarsi col proprietario, accompagnarsi, non essere lasciato... Ma poi vorrei far notare lo sguardo brillante di questi cani, sì, uno sì. sguardo felice, è un cane sempre addestrato. Alla ricerca comunque del proprietario, con voglia di lavorare, voglia di fare. A volte si vedono davvero questi cani di proprietari che permettono tutto, sono dei cani un po' apatici, che forse certo. non hanno trovato la loro dimensione, il loro ruolo. Sì. Cani che se il proprietario per sfortuna dovesse perdere di mano il guinzaglio, fanno fatica a richiamare perché il cane appena sente un attimo di libertà prende e va, quello che dicevamo prima, quello che i cani fatto persi. Adesso apposta, questo è un cane libero in un contesto sì. proprio assolutamente urbano e ha il piacere di stare con il proprio proprietario, conduttore, sì. chiamiamolo come sì. vogliamo. Assolutamente sì, è vero, perché comunque paradossalmente, il cane diventa più forte mentalmente attraverso la pratica dell'addestramento, perché si allena la sua intelligenza e la cultura dell'addestramento è proprio quella pratica che permette più di qualsiasi altra pratica di mettere tutto il potenziale della mente in gioco. Volevo chiederti una cosa, parlavamo del cane, del lupo, no? In natura, che vive in questo branco, sì. Dove ci sono i suoi simili, dove vigono quelle che sono le regole, no? Da rispettare, le regole dei suoi simili. Il cane, quando noi abbiamo per dire in casa un unico cane, no? Lui vede questo contesto familiare fatto di umani nel suo branco? Ci vede come il suo branco, secondo te? Come ci vede il cane? Allora, il cane si comporta da cane. Perché ne parlavamo all'inizio, sì, no? Di questo branco in certo, cui... Certo, la sua prospettiva è quella di un cane, del cane, sa che fa parte di un gruppo, ma attenzione, che come dico sempre, il cane è un mental detector. Quindi riesce a percepire benissimo chi è in grado di guidare e chi non è in grado di guidare. Quindi, non significa questo però che se io mi rendo conto che questi non mi sanno guidare, li devo sgozzare, li devo mangiare, li devo aggredire. Ma sì, c'è il cane più significa, tranquillo significa che magari si fa i cavoli che suoi. Che sarò fuori controllo, certo. mi faccio la legge da solo e va bene. Il problema è quando comunque all'esterno questo cane che dentro casa si comporta come un re, sarà un re anche fuori. E non ci sta un re senza suddito, ok? Senza sudditi, quindi è così. Quindi bisogna veramente aiutarlo. Quindi l'addestramento non soffoca, l'addestramento esalta, certo. guida. Tutela. In questo caso qui abbiamo a sinistra la presidente della Kita Rescue Italia, Ileana Pennati, che ha contribuito anche alla stesura, cioè, anzi ci ha dato una relazione da portare al Senato della Repubblica il 27 novembre, in quanto lei crede nell'utilizzo del collare a scorrimento come dispositivo di protezione individuale e per la comunicazione. Qui abbiamo Michela Aglio che fa soccorso alpino, il cane, perché abbiamo creato questa situazione? Perché abbiamo insegnato a Guaio a essere indifferente all'altro cane, non vive con quest'altro cane, quindi il cane indossa la moserola perché prima non la indossava, quindi è un vantaggio per il cane avere la moserola perché può essere messo in un certo contesto in sicurezza. Deve mostrare
indifferenza al pastore tedesco, e il pastore tedesco, qui vedete che comunque con Michela crea tutta una serie di situazioni, no? Quindi il cane viene chiamato, un movimento, vedete che c'è la corsa e quant'altro, quindi questo è un lavoro che abbiamo fatto, quindi abbiamo insegnato al cane a rilassarsi, a interessarsi del mondo circostante, non prendendo, disinteressandosi dell'altro cane. Questo non vuol dire che questo cane non potrà stare con un'altra femmina, ma nel momento in cui ho bisogno che il cane mi ascolta, ho bisogno che il cane mi ascolti, sia concentrato su di me. Dato che qua il tempo stringe, voglio vedere subito un altro video, quello di un pitbull, mi sembra. Ecco, questo. Ah, questa è una situazione, sì. Qua però dobbiamo metterlo forse da indietro, da dove parte? Non adesso so se vediamo. Parte da qui. Ce lo mandano indietro. È questo qua? Sì. Sì, questo è un cane. Baghera. Questo è un cane che sta al Pet Rescue, un magnifico Pet Rescue di Gianluca Maletti. Questo è un ragazzo, Pier, che si è trovato quindi alle prese con questa bestione piuttosto irruente, che decide di portarlo lui a spasso. Quindi non significa che se utilizzo un collare a scorrimento sono in grado, quindi questa certo. È una comunicazione che il cane fa benissimo, perfettamente, gli stai dicendo: ragazzo, tu vieni con me e andiamo dove dico io, e quindi questo può essere un problema, perché mordendo il guinzaglio mano a mano poi dopo il cane potrebbe in questa irruenza, certo. Potrebbe comunque arrivare, diciamo, a mordere la persona. Ecco, questo è il fuori controllo, e qui siamo ovviamente in un contesto di un canile, quindi il primo passo importante è quello di mettere in sicurezza l'operatore. Vedete come questo qui, anche in un altro momento, c'è sempre questo problema, quindi il cane non dimostra di essere assolutamente collaborativo. Certo, si sta divertendo, quindi questo è, cioè il cane anche... in questo momento si sta divertendo. Ah sì, senza dubbio, sì sì, il cane dice: senti, ma io non voglio andare dove vai tu, voglio che tu vieni dove... È un bel vitellino, tra l'altro, sì, questo sì, cane, assolutamente, quindi, sì, insomma... Infatti immaginate di avere una pettorina in quel momento lì, e dovremmo chiedere al senatore Perilli come condurre il cane in questi frangenti, oppure per esempio al garante degli animali a Milano, Gandini, visto che dice che è maltrattamento. Questa è un'altra situazione pericolosa, vedete? Quindi questo era il primo, prima che incominciassimo a lavorare, come vedete. Mamma. Succede anche questo nella conduzione, e a un certo punto si è deciso di risolvere questo tipo di problema. Vedete che qui già il cane, ovviamente irruento, però si aggancia, quindi il guinzaglio non lo morde più, e una cosa molto importante è insegnare al cane l'uso della moserola, ovviamente, perché chi un domani volesse adottarlo può, diciamo, avere la necessità di utilizzare la moserola in questo. E si fa mettere e la si fa mettere, perché qui già è stato fatto un lavoro. Come vedi, dietro c'è il cane che scodinzola, quindi ancora una volta è dimostrato che se il lavoro è fatto bene, il cane comunque... Sì, non è uno stress indossare la muserola. No, lo stress c'è sempre, perché anch'io sono stressato adesso perché la sedia è scomoda, però voglio dire, riesco a sorridere. Queste sedie non ti sono andate giù, la prossima volta. No, sono belle, un però divanetto. Non sono tanto perché mi sento precipitare indietro, però per dire, tante volte siamo costretti a stare in un posto e adesso vorrei magari un caffè, però non me lo posso bere, però sono diciamo stressato. Diciamo che comunque il cane, ok, sarà stressato, però particolari segnali, certo. di Ma lo stress deriva anche dal fatto che vorrebbe andare fuori e mangiarsi tutti i cani, certo. Quindi non ci può andare, quindi lo stress c'è sempre, però dobbiamo convivere con questo stress. Qui si fanno delle prove di conduzione dove si ricreano le situazioni. Doppia lunghina, c'è un motivo? Lì l'abbiamo messa a doppio perché succede che certe volte i moschettoni si possono rompere, allora ne abbiamo messo un'altra, diciamo, per sicurezza, e qui abbiamo creato appunto delle situazioni, quindi con altri cani. Qui il ragazzo Pier già è in una fase avanzata, come vedete il cane si lascia guidare e non morde assolutamente il guinzaglio, quindi è più facile anche avere, attraverso un minimo di informazione e acculturamento, dei momenti di tranquillità. Questo è un altro cane di cui magari un domani ti racconterò la storia, e quindi vedete appunto che anche se ha la museruola e il collare a scorrimento, eppur scodinzola, quindi si diverte. Quindi tutte le crociate contro il collare a scorrimento non servono assolutamente a niente. Vedete che è cambiata quindi la situazione, e adesso l'operatore è messo in sicurezza, addirittura quando ci sono altri cani, quindi il cane esprime, diciamo, un certo livello di eccitazione.
Quindi basta poco, tante volte, anche a questi cani che stanno in canile, portare appunto questa cultura dell'addestramento migliora anche le condizioni dei cani all'interno del canile e migliora anche le condizioni di lavoro degli operatori in questo caso. Ovviamente questi cani una volta addestrati hanno anche più possibilità di essere adottati da una famiglia, da una persona. Assolutamente sì, perché si fa appunto un percorso particolare. Quindi la cultura dell'addestramento aiuta tutti, non fa distinzione di razza, razza o non razza, aiuta tutti. Mandatemi un qualsiasi video se ci avanza qualcosa da commentare insieme. C'è forse l'ultimo su Slash, insieme. Questo qui è un cane che a Lodi ha aggredito i proprietari, ha ricevuto circa 10 coltellate, qui in una fase intermedia del lavoro, è stato adottato poi da Ilaria Ciccarelli, l'ho seguito per tutta la parte del lavoro che riguarda la collaborazione, quindi l'accettazione di essere spostato, condotto. Vedete che attraverso il guinzaglio e il collare, il guinzaglio e il collare sono un'estensione del mio corpo, ok? Io in quel momento lì non penso che quello lì sia un collare, quello è un'estensione del mio corpo. Io attraverso il collare richiamo il cane come richiamo magari un bambino prendendolo per mano che sta avanti, lo richiamo, quindi è la stessa cosa. Vedete che anche qui il cane appunto avrebbe fatto una brutta fine, comunque ho avuto 10 coltellate perché il proprietario si è difeso, perché alla fine aveva aggredito la moglie per staccarlo, praticamente gli ha dato 10 coltellate, il veterinario è stato bravissimo a cucirlo, a Slash non ammazzo neanche le coltellate e vedete qui l'espressione del cane come è cambiato. Ilaria Ciccarelli lo ha adottato e niente, quindi questa è la fase... Io vorrei, Baghera, il cane che abbiamo visto prima, ovviamente si sono viste delle fasi velocizzate, no? Di quello che è stato il percorso, anche se non credo che sia stato fatto in un'unica giornata. No, ma ci abbiamo messo circa una ventina di volte. Appunto, è un percorso lungo, però... noi più che altro, non possiamo... scusami Natalia, scusa se ti interrompo, prego. Sono sessioni lunghe, ogni volta abbiamo lavorato una media di 2-3 ore con delle pause. No, ma io infatti non stavo chiedendo appunto le volte, il tempo, eccetera, che abbiamo visto che comunque varia, c'è un tempo, varia. Però è relativo anche in base all'esemplare. Sì. Però per arrivare ad avere un risultato o comunque una parte del percorso migliorativa nettamente, perché abbiamo visto che il cane inizia ad accettare la museruola, inizia ad andare al guinzaglio senza prendere continuamente il guinzaglio e strattonare il conduttore senza farlo cadere eccetera eccetera. Però per arrivare a questi risultati sicuramente deve esserci anche un buon addestratore dietro, perché... Ci vuole qualcuno che... E se non sto facendo le lodi a te, ci mancherebbe, può essere te, come può essere... Io sono un attrezzo, uno strumento, io mi definisco un attrezzo, uno strumento. Esatto, cioè come può essere un'altra persona valida che ne ho incontrate tante sul certo, mio cammino, e tante ce ne saranno che io non ho incontrato. Sì, sì. Però è importante avere una persona valida di riferimento, era quello che dicevamo anche la scorsa volta, Betta, se la persona non si trova bene in un campo, con un tipo di addestramento, eccetera, è meglio cambiare, è meglio provare. Sicuramente è giusto, l'addestratore qui deve conoscere benissimo le doti naturali del cane, quindi non deve partire con un protocollo predefinito, nell'addestramento classico non ci sono i protocolli. La valutazione del cane, quindi le doti naturali del cane, l'osservazione delle situazioni scatenanti, il comportamento, la valutazione della tempra del cane, perché la tempra del cane è importantissima, in base a quello si fa un percorso e poi trovare la persona che possa ascoltarti, perché bisogna essere anche umili ad ascoltare, e soprattutto lavorare in sicurezza significa utilizzare il collare a scorrimento. Ecco, questo tipo di addestramento include violenza? Perché uno può pensare, ecco, siete arrivati a quei risultati, perché il cane è stato picchiato, eccetera. Posso chiederti qual è la tua arma segreta? No, arma segreta no. Voi potete ritornare indietro dove nel momento in cui il cane cerca di buttare, morde il guinzaglio, ecco, queste scene qui. Vedete, il cane qui è violento? Non so se potete mandare le immagini. Sì. È violento oppure sta usando una forza? Diciamo che sta usando una forza, non ci mette violenza. Quindi bisogna usare, una forza adeguata nel momento in cui il cane opera questo tipo di comportamento. Quindi che cosa farò? Opererò attraverso, il collo del cane, perché questo qui è uno strumento, non posso andare lì con un mazzo di fiori e dirgli: Tatino, guarda che Pier ti porta in giro tutti i giorni, quindi devi avere rispetto. No, devo comunque utilizzare
questo collare a scorrimento che a seconda, diciamo, della situazione opera un, diciamo, lavoro di questo tipo qui, e permette al cane di comunicare che cosa? Che non ti conviene, perché non ti conviene, non che non devi, non ti conviene mordere il guinzaglio, perché si vengono a creare tutta una serie di situazioni svantaggiose per te, perché alla fine è inutile girarci attorno, è ovvio. Io devo sapere, devo far capire al cane quali sono le conseguenze del suo agire. Quando il cane conosce bene le conseguenze, allora a un certo punto sceglierà se continuare a trovarsi in quelle situazioni diciamo svantaggiose, oppure invece acquisire comportamenti diversi, perché ci sono i vantaggi, perché uscire così fuori a un certo punto diventa un problema anche per lui, perché è una situazione dove, certo, lui neanche paradossalmente riesce a portargli via il guinzaglio, quindi si stanno contendendo tutte e due il guinzaglio, il cane non sa che quel ragazzo lì lavora all'interno di una struttura, il cane vuole il guinzaglio, vuole strapparglielo e portarglielo via, quindi... È stato adottato questo cane o sta ancora cercando? Questo cane qui non so se è stato adottato, spero che comunque abbiano continuato a gestirlo in questo modo. Questo... Puoi adottarlo, tornati. Oh, stavo molto bello. Molto bello. Magari evito anche di portare a casa, sì, altri puoi cani, anche però è veramente bello trainarlo, hai detto... farti trainare dalla, con la macchina. Hai detto che era al Pet Rescue, al vero Pet Rescue, lui? Sì, magari sì. Se qualcuno che l'ha visto vuole informarsi, hanno tantissimi, tra l'altro, sì, tanti, pitbull, tanti. Però molossi. Puoi chiedere a Gianluca Maletti e ti può far sapere. Va di bene. Questo cane qui. Pausa pubblicitaria e rimanete con noi per l'ultima parte, dove avremo un servizio realizzato dalla mia collega Barbara Fogazzi, che è andata in visita a un altro canile, in questo caso il canile di Castello Arquato, ma questo subito dopo la pubblicità. Come vi ho anticipato prima della pausa pubblicitaria, adesso è il momento di andare in visita al canile di Castello Arquato, gestito dall'Associazione Asilo del Cane. Barbara Fogazzi, la mia collega, è andata lì per voi a conoscere i cani all'interno della struttura. Ovviamente è passato un po' di tempo perché il servizio è stato realizzato prima di tutto il discorso Covid. Questi cani ovviamente per motivi di non visita all'interno della struttura, di sicurezza, immagino che la maggior parte di loro saranno ancora all'interno in cerca di una casa, quindi guardate il servizio e si sa mai che qualcuno di loro possa trovare una bella famiglia. Amici di Cani, Gatti e Compagnia, siamo in provincia di Piacenza, a Castello Arquato, e siamo ritornati al rifugio del cane, appunto gestito dall'Associazione Asilo del Cane. Al mio fianco un volto che sicuramente conoscerete, i volontari, gli appassionati, gli amanti di animali piacentini la riconosceranno, Daniela Soleggiato, colei che ha dato vita appunto a questa realtà. Daniela, è un piacere ritrovarti. Grazie. Era qualche anno che io non visitavo la vostra struttura, direi che tanto lavoro è stato fatto, però prima di parlare di questo raccontiamo un po' la vostra storia. Noi siamo nel canile e facciamo tutto nel canile, siamo operatori, facciamo le piccole modifiche, facciamo un po' tutto, sono 28 anni, per cui è da sempre, è una vita che siamo qui. Abbiamo cercato di fare piccole migliorie, quello che possiamo, perché secondo noi le piccole cose possono aiutare anche chi entra a avere un animo più, non so, non cupo, un pochino più favorevole alle adozioni, e poter fare in modo di non piangere, ecco, perché i canili che uno arriva piangendo al cane fa solo male. Il tuo amore per gli animali appunto ti ha portato a creare questa realtà che, vabbè, ricordiamo che è una realtà comunale però gestita appunto da, sì, dei volontari. Da dove ti arriva tutta questa passione? Allora, non saprei, da piccolina tutto quello che era animaletto per me era molto importante. I miei genitori hanno sempre amato molto gli animali, anche se io ho avuto il primo cane che ero già grandina perché viaggiavano. Ma sorto che volevo fare del volontariato quando mio figlio aveva 11 anni, adesso mio figlio ne ha 39.
ho detto faccio qualche cosina. Ho incontrato una ragazza che veniva qua e mi ha detto dai prova. Un sabato, di un lontano sabato, tanti anni fa. Le belle storie iniziano così, eh? Mi fa prova a venire, dai, proviamo. E non mi sono più mossa da qua. Di storie lieto fine per queste anime pure che avete qui in canile, ne avrei viste tante. Altre storie saranno state con un finale un po' diverso, però attualmente quanti sono gli ospiti in struttura? Allora, gli ospiti adesso sono 64. Sono cagnetti bravi, a parte 1/2, ma non dico che non hanno avuto delle regole, essendo dei pitbull hanno bisogno di regole. Il cane è come un bambino, se tu non gli dai delle regole questo diventano ingestibili, ma questo penso che sia una cosa fondamentale per tutti gli animaletti e anche gli esseri umani. Bisogna dare delle regole e dei limiti, no? In qualsiasi persona e qualsiasi animaletto. La maggior parte sono abbandoni e alcuni invece sono rinunce di proprietà, ma la maggior parte sono cani da caccia lasciati in giro quando non vanno bene, purtroppo, e cani di agricoltori che purtroppo io non vorrei dirlo, ma non mettono il chip. Non mettendo il chip vanno per cercare le femminucce, vanno per fare. Che non siano nemmeno sterilizzati. No, né maschi né femmine. E arrivano dalle guardie zoofile che li trovano sul territorio e arrivano, non so, con le zecche, come l'ultimo cane, un pastore tedesco, e è stato buttato giù da una macchina, senz'altro, perché rincorreva tutte le macchine che passavano. Per cui poi era un pericolo sia per lui ma anche per i cittadini che passavano con la macchina o le biciclette, che rischiavano, perché è un pastore tedesco, di fare un incidente. Ricordiamolo comunque che appunto il microchip dà anche una responsabilità al proprietario. Il microchip, se tu gli vuoi bene al tuo cane, lo microchippi. Il microchip è un fondamentale per riuscire a trovare il padrone del cane, però ti rende responsabile di questo animale. Allora, perché non gli metto il microchip? Perché se gli metto il microchip, purtroppo vengono a sapere che io ho il cane in giro, vagante, e può creare un disagio, e questo disagio è di mia responsabilità. Tu non lasceresti mai il bambino di 5 anni, 4 anni in giro da solo per il paese o per la strada. Invece il cane lo fanno, purtroppo. Tania, io direi che adesso andiamo a conoscere qualcuno dei tuoi ragazzi, perché vogliamo che trovino una famiglia, perché qui con le vostre cure sicuramente stanno bene, ma vivere in famiglia è tutt'altra cosa. È importantissimo che trovino una famiglia. Noi siamo l'associazione Asilo del Cane, ma non asilo nel senso di asilo di cane piccolo, ma asilo nel senso dare asilo a un animale prima che trovi una famiglia vera, e questo è il nostro scopo. L'anno scorso abbiamo fatto adottare 68 cani e 54 gatti, per cui riusciamo bene o male a trovare famiglie giuste per piccoli animali che hanno, e grandi animali che hanno bisogno. Questa è la nostra fortuna, di avere molta gente che ci segue e ci vuole bene. Ci riusciamo ad andare anche avanti con la struttura, perché non è facile mantenere tutte queste bestioline. Chi ci farà conoscere gli animali che cercano urgentemente famiglia è Alice, un'operatrice che durante il suo tempo libero viene qui all'associazione appunto per donare il suo affetto e anche il suo tempo, come abbiamo detto, a questi animaletti. Alice, una passione la tua? Sì, in realtà non ho mai avuto cani, ma 2 anni fa, quando ho compiuto 18 anni, ho deciso di appunto venire a fare volontariato qua al canile. Sono volontaria, quindi tengo puliti box, porto in passeggiata i cani, se c'è bisogno faccio le terapie, o comunque se noto qualcosa di strano riferisco subito alla responsabile, e così tutte le altre volontarie. Adesso ci vorrei conoscere Rambo. Sì, allora il primo cane è Rambo, e Rambo ha una decina d'anni.
e è uno dei cagnolini più bisognosi di una casa e si fa mettere la pettorina solamente dalle persone di cui si fida di più, però è un cagnolino che è in grado di dare tanto. La famiglia ideale per lui? Allora, la famiglia ideale è una famiglia attenta, non deve essere troppo attiva, troppo dinamica, perché lui ha semplicemente bisogno di più passeggiate al giorno. Rambo va d'accordo con gli altri cani, quindi è possibile farlo conoscere, cioè farlo inserirlo con altri cani. Alice, raccontaci di Pablo. Allora, Pablo è un pastore di 2 anni circa. È arrivato all'asilo del cane circa 1 anno e mezzo fa e era molto pauroso, non sappiamo cosa gli abbiano fatto, così. Adesso, dopo il lavoro delle educatrici e con tanto amore dei volontari, esce in passeggiata, veramente gioca, è molto giocherellone e va d'accordo con le cagnoline. È incuriosito dai gatti, quindi volendo possiamo provare anche a inserirlo in una famiglia con gatti. E è molto bravo, Pablo. Invece Aaron? Allora, Aaron per il momento è uno dei cagnolini più difficili, che però è uno anche di quelli che sta migliorando molto. È arrivato per un sequestro amministrativo, quindi è stato tolto dalla sua famiglia, e per cui non è mai stato educato, lui ha sempre vissuto alla catena. Adesso ha imparato cosa vuol dire ricevere un po' d'affetto, ha imparato ad andare in passeggiata, adesso ha scelto un suo volontario del cuore e quindi con lui e l'educatrice esce anche in passeggiata. Ne arrivano tanti di cani del genere, cioè come Pitbull, Amstaff. Allora, sia i Pitbull che gli Amstaff sono dei molossi e diciamo che i molossi hanno un attaccamento speciale per le persone, quindi loro soffrono molto in canile e per questo motivo cerchiamo di promuoverli il più possibile, perché hanno veramente bisogno di stare con una persona e non soli la maggior parte del giorno. E invece Osso? Allora, Osso invece è un segugino. È un segugio di circa 10 anni e quando è arrivato anche lui era molto timido, aveva molta paura. Adesso invece esce anche lui in passeggiata, è come tutti gli altri cani, anche lui avrebbe bisogno di una famiglia. Rocky? Allora, Rocky invece è il cagnolino più vecchio, più anziano del canile, perché è nato nel 2004, quindi ha 16 anni Rocky. Anche lui è molto bravo, esce in passeggiata, equilibrato, addirittura gioca, anche se comunque ha una certa età, gioca anche lui e anche lui ha bisogno di una famiglia, di una casa. Ulisse? Allora, Ulisse è un mix pastore tedesco, ha sugli 11-12 anni e anche lui è affettuosissimo, ha bisogno di una persona di riferimento. Rossi invece è questo cagnolino che stiamo vedendo qui? Allora, Ross invece è uno dei più giovani perché non ha neanche 1 anno e è un mix con un pitbull, però è bravissimo, è giocherellone, va d'accordo con gli altri cani, è molto equilibrato. Lo stiamo vedendo, sembra anche molto docile. Sì. Va d'accordo con tutti, lo porta in passeggiata a tutti i volontari. Achille? Allora, Achille è un mix con un cecoslovacco pastore tedesco e ha circa 3 anni. E Achille è un lupo, cioè lui è molto indipendente, è estremamente intelligente, quindi anche lui ha bisogno di una persona comunque capace, però anche lui è molto obbediente, quindi si è in grado di insegnargli veramente qualsiasi cosa. Fritz? Allora, Fritz è uno dei cani più grossi che abbiamo in canile, infatti il suo box è lo sgambamento. Fritz ha 10 anni, è un cagnone da caccia. Anche lui esce in passeggiata con i volontari un po' più robusti perché è dotato di una grande forza, però anche lui è molto bravo con le persone, un po' meno con gli altri cani, quindi magari sarebbe meglio se vivesse in una famiglia come figlio unico, diciamo, però è molto bravo con le persone. E poi c'è la donnina Ada. Allora, l'Ada è una segugina, anche lei è una cagnolina di taglia piccola. Allora, l'Ada ha circa 6 anni
e è bravissima con le persone, è bravissima con gli altri cani, infatti conviveva con Bingo che poi è stato adottato, per cui adesso poverina è rimasta da sola nel box e speriamo che trovi una casa al più presto. Daniela, qui siamo all'interno di uno sgambatoio. Ogni sezione del vostro rifugio ne ha uno, quindi i vostri animali hanno tanto spazio appunto per correre, per giocare. Sì, ogni 10 recinti c'è uno sgambatoio. Questo è dell'area D, poi per ogni area sono 4 le aree. Ogni area ha uno sgambatoio perché il cane, specialmente da caccia, deve correre. È molto importante che giochino. Per quello quando in città fanno gli sgambi dovrebbero essere tenuti meglio, perché il cane ha bisogno non solo della passeggiata e del contatto fisico col guinzaglio, ma anche di correre. In una struttura come questa, oltre ai volontari, ci sono altre figure molto importanti, come quella dell'istruttore e riabilitatore, appunto Marika in questo caso. La conosciamo, abbiamo detto che tu sei impegnata appunto in questa attività, in questa struttura. Qual è il tuo ruolo? Allora, il mio ruolo è quello di aiutare i cani a livello comportamentale, quindi io quando c'è una difficoltà, che può essere una difficoltà di aggressività, di timore, di paura o anche semplicemente la gestione di una passeggiata del cane all'esterno, io faccio da supporto e vengo e faccio le attività specifiche per poterlo riabilitare e poi seguo anche le famiglie che vengono e scelgono il cane in adozione e magari usciamo insieme, facciamo una chiacchierata per cercare di capire se il cane che vogliono potrebbe essere idoneo al loro sistema famiglia, al loro gruppo e se possono essere in grado di gestirlo in un futuro quando lo porteranno a casa. Molto importante questo, soprattutto per incentivare le adozioni e per evitare futuri abbandoni, perché sappiamo che tante volte i cani che entrano in una nuova famiglia poi alle prime difficoltà vengono riaccompagnati in struttura. Sì, sì, purtroppo sì, perché ovviamente i cani che escono dal canile hanno un po' più di difficoltà rispetto al cane che puoi prendere e acquistare in un allevamento e quindi giustamente per la famiglia può essere un problema. Ma un problema che può andare davvero a creare un grosso caos all'interno del sistema e quindi c'è chi ha poi voglia di mettersi in gioco e di sistemare, quindi ti chiamano per fare i percorsi riabilitativi anche in un secondo tempo dopo l'adozione, altri invece prendono e riportano purtroppo e noi questo non lo vogliamo e quindi facciamo un atto di prevenzione. Ti senti dare qualche piccolo consiglio agli adottanti? I consigli sarebbero tanti, scegliere diventa difficile. Io credo che appunto quando vai in una struttura come può essere la nostra, avere una figura di riferimento, un professionista che ti dica e ti chieda e ti faccia ragionare più che altro su quello che sono le tue caratteristiche di famiglia, sono importanti e già quello è già un buon punto, perché un buon punto di partenza, perché sapendo quello che sei in grado di fare, il tempo che hai a disposizione, anche dove abiti, cioè non solamente il fatto di gestire il cane è importante e quindi se poi rispetti un po' quello che sono le sue esigenze e fai una buona educazione, perché comunque l'educazione è importante, direi che sei già a metà dell'opera, più di metà dell'opera. Quello che stai dicendo è molto importante, perché quando un cane dal canile arriva in una nuova famiglia, molto spesso se ci sono delle difficoltà si tende a dare la colpa all'animale. Non è sempre così.
No, diciamo che in teoria non è mai così, perché giustamente l'animale che arriva in casa, in famiglia, ha già vissuto delle esperienze precedenti, esperienze che spesso quelli che vengono adottati nei canili non sono proprio esperienze positive positive. Di conseguenza il cane quando arriva deve comunque cercare di capire, ambientarsi, conoscere, e quindi bisogna dargli il tempo, bisogna anche un attimino farsi conoscere, saper farsi conoscere, e di conseguenza è difficile che sia colpa del cane. Ti sarà capitato di riuscire a riabilitare qualche cane che ha vissuto in condizioni pessime prima di arrivare qui? Perché sappiamo che molto spesso i cani che voi aiutate, insomma, che aiutate a tornare a vivere in modo degno, hanno alle spalle dei passati che non si augurerebbero a nessuno. Ti ricordi qualcosa? Sì, poco tempo fa è arrivata una cagnolina, era giovane, si chiamava Zoe, era una pincerina, chihuahua, comunque una meticcia, era giovane però ne aveva già vissute di tutti i colori, e tra l'altro spesso noi non sappiamo nemmeno qual è effettivamente il vissuto, quindi dobbiamo andare un po' a ricercare, a vedere i suoi comportamenti, in base agli atteggiamenti che lei ha, capire bene o male quelle che sono le sue caratteristiche. E aveva moltissima paura delle persone, quindi non si faceva avvicinare, cercava di mordere, ma mordere per paura. E fortunatamente era una cagnolina di taglia piccola, e quindi abbiamo fatto tutto un percorso di avvicinamento, l'abbiamo cercato di tranquillizzarla, le abbiamo fatto capire che si poteva fidare di noi, e adesso è in famiglia. Sicuramente la soddisfazione maggiore. Sì, tanto, tanto. Appunto questi comportamenti, questi segnali che vi danno i cani di cui non conoscete la storia, hai detto appunto che Zoe aveva paura del contatto umano, quindi chissà cosa le era successo, altri segnali che vi fanno capire qualcosa? Beh, sicuramente le posture del corpo, come si comportano quando tu ti avvicini al cane, i suoi comportamenti, come si rivolge a te, se è un cane che è aggressivo, nel senso che cerca di mandarti via, se è un cane che si schiaccia, comunque il linguaggio corporeo, quindi il non verbale del corpo e i segnali di comunicazione, che ovviamente adesso sto dicendo delle indicazioni da professionista, ovviamente ti dicono tante cose, quindi a volte non serve neanche sapere il vissuto, ma l'importante è vederlo nel qui ed ora e da lì andare avanti e migliorarlo. A fine febbraio, pochi giorni dopo la registrazione di queste interviste, il coronavirus è arrivato nella nostra quotidianità, stravolgendola. Anche per i canili la situazione è cambiata. Per 2 mesi le visite sono state in stand-by, così come le adozioni, ma dall'11 maggio è possibile prendere appuntamento per conoscere i cagnolini in cerca di famiglia. I visitatori non potranno accedere alla struttura, ma i cani saranno portati fuori dai volontari che li accoglieranno con tutti i dispositivi di protezione necessari. Ovviamente ci si deve presentare muniti di mascherine e guanti, in modo da facilitare tutto il percorso. Abbiamo conosciuto Alice, che è una delle vostre giovani volontarie. C'è tanto bisogno anche di ragazzi così, vero? Certo, certo. Ragazzi speciali come l'Alice, come sua sorella Aurora. Questi ragazzi giovani che devono crescere con questo amore verso gli animali. Avere uno scopo d'amore è molto importante. In un periodo che l'amore è sempre considerato come una parola, come una canzone, come una poesia, ma l'amore è dare col cuore. Ed è molto bello perché ti fa bello dentro. E su questo messaggio ci salutiamo. Buon lavoro, torneremo presto, sperando che tutti questi cani di cui abbiamo parlato oggi abbiano trovato una nuova famiglia, e sperando di poterne aiutare altri a vivere appunto in un ambiente familiare come si meritano. Grazie ancora. Grazie di tutto, grazie davvero tanto, grazie. Thank you.
Bentornati in studio, siamo agli ultimi minuti della puntata. Prima di lasciarci però ci è venuto in mente che avevamo un altro video in sospeso, Massimo. Lo vogliamo commentare insieme, il video di un Doberman. Questo è un Doberman che viene addestrato dai suoi proprietari a inserirsi correttamente in società, la loro bimba. Come vedete, un cane che indossa collare a scorrimento, segue la pratica dell'addestramento perfettamente inserito, non è un cane pericoloso, e queste sono persone che hanno scelto di affidare la preparazione del proprio cane alla vita, alla cultura dell'addestramento. Voglio ringraziare Ataci per quello che sta facendo, voglio ringraziare tantissimo il segretario Giuseppe D'Urbino, addestratore anche lui, il presidente Alexandra Braz che sta in Germania, addestratrice anche lei, tutto il gruppo operativo di Ataci. Voglio ringraziare l'onorevole Cristiano Moscardini che ci ha permesso di andare nel 2014 al Parlamento di Strasburgo a portare i nostri filmati riguardo alla modificazione emozionale e comportamentale dei cani. Voglio ringraziare, anzi Ataci ringrazia coloro che si sono comportati correttamente nei confronti della cultura addestramento, quindi Ilaria Ciccarelli che ci ha permesso di incontrare Franco Lucente di Fratelli d'Italia. Devo citarli perché ci sono alcune forze politiche che invece non vogliono la cultura addestramento. Devo ringraziare Adonella Turra che ci ha permesso appunto di realizzare con la Lega, con Roberto Anelli, un convegno regionale appunto alla Regione Lombardia riguardo addestrare il cane e fa bene al cane alla società, il municipio 2 e il municipio 5, quindi Alessandro Giacomazzi, Samuele Piscina, che ci hanno dato la possibilità nei parchi di Milano di portare questa cultura addestramento, qui lo vedete appunto nei parchi, e di realizzare tutta una serie di serate riguardo diciamo questo tema, che abbiamo incominciato a fare anche con Fratelli d'Italia, quindi grazie a Franco Lucente. Ringrazio tutti veramente, ringrazio la vostra trasmissione, ringrazio te perché sei veramente una cinofila doc, mi pare di cogliere benissimo diciamo queste caratteristiche, e quindi non molliamo, speriamo che questo disegno di legge 1078 non passi, perché non deve passare. No, più che altro che ci sia anche, sia data la possibilità anche a chi sta portando avanti questo tipo di addestramento di potersi esprimere e poter portare avanti quelle che sono le proprie idee e soprattutto i propri risultati, perché sono i risultati che contano. Quindi io spero che venga data voce anche a chi è sul campo tutti i giorni e si dà da fare, soprattutto dato che si parla di benessere animale, salva questi cani, perché molti di questi cani morsicatori, che abbiamo sentito dei cani che ne hanno combinate di cotte e di crude, insomma, cani che potrebbero essere benissimo soppressi. Certo. Quindi si evita anche la soppressione addestrando questi cani, dando loro la possibilità di una vita buona e bella e felice, perché abbiamo visto questi cani, proprio lo sguardo di questi cani che cambia all'interno della società, perché ormai il cane deve fare i conti con questa condivisione con l'uomo. Il cane è il miglior amico dell'uomo, perché io credo che fra tutti gli animali abbia questo attaccamento forse atavico, no? Nei confronti dell'uomo, però diamogli la possibilità di essere inserito correttamente, e questo sta a noi. Prego. L'ultima chiosa, La cultura dell'addestramento, questa pratica dell'addestramento opera come prevenzione del fenomeno del randagismo, dell'abbandono in canile, delle morsicature, un costo sociale per tutti, ci sono situazioni veramente drammatiche, e quindi situazioni veramente dolorose, ci sono delle vittime, quindi i cani addestrati non hanno mai creato problemi, i cani fuori controllo sì, e purtroppo vengono anche espulsi. Volevo ringraziare anche, riguardo i comportamenti corretti verso la pratica dell'addestramento, Matteo Arancan, anche della Lega, della regione Emilia-Romagna, che ci ha permesso di fare anche un convegno lì, addestrare il cane e fa bene al cane alla società. Ripeto, Ataci è aperto al colloquio con tutte le forze politiche, mi auguro che il Movimento 5 Stelle ritorni rapidamente sui suoi passi. Massimo, io ti ringrazio, però voglio ringraziare tantissimo Elisabetta Barbieri per averti portato qui in studio, perché non era facile convincerti, so che sei un po' scettico sulle apparizioni in televisione, quindi io ringrazio tantissimo lei per averti portato grazie qui. Betta, vuoi concludere tu? Vuoi aggiungere qualcosa? Ma semplicemente vorrei dire che poi le risposte ce le danno i cani, e in tutti quei video lì c'è la verità, quindi
questo voglio aggiungere. Assolutamente. Davvero, io sicuramente credo di aver fatto una puntata magari un po' impegnativa insieme ai miei ospiti, però molto importante, perché ci tengo tantissimo che passi questo messaggio, perché siamo soliti pensare a questi cani addestrati. Noi vediamo i cani nei film, vediamo magari una persona, un nostro amico, un conoscente che ha un rapporto speciale con il proprio cane. Sicuramente questo rapporto non cade così dall'alto, dalla mattina alla sera, ma è un rapporto sicuramente su cui hanno lavorato, un rapporto che è stato costruito anche con fatica, perché non è che queste persone che noi abbiamo visto nei video non siano andate a casa qualche volta con il cuore un po' triste, un po' in difficoltà, eppure non si sono date per vinte. Sì, e anche attraverso l'aiuto di veterinari bravissimi come il dottor Luca Scandone, che ci ha messo la faccia veramente in questi anni per divulgare veramente la verità sul collare a scorrimento, perché noi comunque riteniamo che bisogna sempre lavorare con il veterinario, perché è la figura principale, cioè non si può fare nessun tipo, certo, di attività col cane se non ci dà l'ok, diciamo il via libera, certo, il veterinario. Benissimo, grazie. Vi ringrazio davvero, ringrazio anche i nostri telespettatori che ci seguono davvero molto numerosi e molto attenti alle nostre puntate. Ricordo qui con me in studio Elisabetta Barbieri, titolare dell'Accademia dei Cani di Piacenza, istruttrice cinofila, ringrazio davvero tantissimo. Grazie a te. E Massimo Giunta, grazie, vicepresidente di Ataci e addestratore. Vi auguro un buon proseguimento e noi ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci. Come on.